Grazie Tonastro per la sub, anche se probabilmente sei già scappato via con la coda tra le gambe. Allora, qui ci sta qualcosa. Qua, che si potrebbe saltare, vediamo un po'. Altrimenti posso pure saltare col mio personaggio. Possibile raggiungere, ma sì, ma sì. Qui dice calpestabile. Grande salto. Oh, Verion, buongiorno. Ora vado prima di spoilerarmi qualcosa, ecco, ciao, ciao Verion. A presto. Signor collega. È stato bello, Verion. Spero prossima settimana giocherà a Final Fantasy X, così non ti spoileri più niente. Grazie, caro. Buona giornata. Posso andare qui, ok. Live sarò solo come un cane perché nessuno vuole spoilerarsi nulla. Allora, ma quel dia cosa si può colpire quello? C'è un'altra zona qua. C'è un'altra zona. Vuoto. Posso andarci? Ah, è iniziata la fight con quello che sta dall'altra parte del mondo. Perfetto. Ottimo. Ah, ma c'è Orpheus, sta con noi? Oh. Hai capito? Bravo Orpheus. Che c'è di bello? Pugno dell'aria inviolabile. Lo può colpire? No, non ci arriva fino a là. Ah, fiamma della fenice, che è una palla di fuoco camuffata. Ottimo. Perfetto. La raffica di colpi non arriva lì. E colpo senza armi non arriva lì. Perfetto. Faccio un dardo di fuoco. Ignis. E via. Ora vediamo se con la Ezel posso arrivare sul passo velato qua. Prendermi un po' di cose. E poi non posso più usare passo velato, riuscire a tornare indietro. Un po' cosa ci sta. Ecco, una bella pozione. Ci serve per lo scontro finale. Ci serve sicuramente. Non pare ci sia nient'altro. C'è una scala, però. Ma c'è un altro mostro? Sì, vabbè, chi l'aveva visto? Chi l'aveva visto a questo qua sopra? Non ci arriverò mai. Vediamo se si muove questo. Richiesta di aiuto, sì. Questo è perché io voglio andare a esplorare altre cose. Forse è meglio se ne ritorno indietro, amica bella. Allora, vediamo un po' se Gale. Non posso volare con questo, scusate. Tutti sti poteri nuovi per niente. Levitazione, ok, ecco. Flutto senza sforzo fino alla destinazione, vai. Adesso con questi voliamo via insieme a Gale. Con questi qua. Termina turno. Lui forse può volare, fare passo velato lui. Lui può saltare direttamente, perfetto. Invece con lui facciamo volare per lui. No! Anche per lei doveva fare volare. Ah, mi rimane cuore oscuro qua. Non doveva succedere questo, vabbè. Mi rimane cuore oscuro qua, vabbè. Poi ci raggiungerà in qualche modo. Con la forza dell'amicizia ci raggiungerà. Ok.
Salta. Ah, riusciamo a raggiungere questo. Perfetto. Prima che chiama i soccorsi, speriamo. Ok. Ottimo. Perfetto. Ci è andata bene. Possiamo anche andare all'accampamento? Non è vero. Non ci più fanno più. Alla fine ci arrivano in surf. No. Ma speriamo che arrivano al boss finale almeno. Almeno al boss finale speriamo che arrivano. Come stai, Infinite? Buongiorno. Non vorrei spoilerarti visto che devi giocarci. Infatti non c'è nessuno stamattina. Cioè farò scontro finale senza nessuno. Mi hanno abbandonato tutti. Basta, sto chiamare i rinforzi. Allora, vabbè che intanto ancora non siamo arrivati al boss finale, però. Aspetta, gli altri sono rimasti indietro, però. Ah, se anche tu magari vuoi... Ah, non posso farlo, devo finire il turno, ok. E di andare qui. Devi seguire quello che stanno facendo gli altri. Cuore oscuro come ha fatto a seguire tutti? Non l'ho capito. Termina turno. Cuore oscuro. Ah, mi hanno già spoilerato. Ok, allora puoi rimanere. Buongiorno Andrew Fede. Seguite il buon Andrew Fede, per favore. Come stai, caro? Io qui sto al boss, quasi al boss finale. Non so quanto ci vuole, ma ci sto andando piano piano. Ci sto andando piano piano. Posso saltare, niente, va bene. C'è anche l'amico bello qui, l'amico Fritz. Almeno c'è pure un, diciamo, un quinto personaggio di supporto. Potrebbe aiutarci quando sarà. C'è anche portale dimensionale, non l'avevo visto, perfetto. C'è un sacco di mosse carine. Cosa sono i punti key? Ah, questi. Risorsa ricaricabile, perfetto. Interessante. È un monaco questo. Combatte senza armi. No, non è passata purtroppo. Ciao Dufesis. Come stai? Andate a seguire Dufesis, Andrew Fede, per favore. Ingresso nel combattimento. Sì, però entra. Ok, sei entrato, però entra. Allora, 71 questo. Minacciamo. Tu puoi spoilerarti, tu fai, sei sveglio dalle 7, come mai? Come mai questa sciocchezza? Non si fa. Okay. Questo è mio. Ok, arriva pure Gale. Palla di fuoco. Strong. Ah, bisogna svegliarsi presto. No, io invece non so come farò a tornare domani al lavoro o in ufficio. Non so come farò. Veramente. Non so come farò. Raffica di colpi. Non mi piace un po' di botte così da orbi. Interessante. Pugno dell'aria invisibile. Spingi il bersaglio di 6 metri. Colpo senza armi. Boh, va, proviamo. Ah, questo butta la gente de sotto, perfetto. Bravi, bravi, seguitevi a vicenda. Ho già preso una settimana di malattia. Ieri ho lavorato in smart.
diciamo che rispetto a prima sto meglio ora. Ce la possiamo fare. Ma io dico, però, cuore oscuro, dove è finito? Se cuore oscuro e Taron sono rimasti qui a guardare i funghi, io non lo so. Boh. C'è una fight in corso, volete muovervi per favore. No, no, il sabato no, no. Scusa, ieri intendevo venerdì, perdonami. Cioè, ho perso la cognizione del tempo, ovviamente. Taron sta combattendo, perfetto. Tutti in fight. Allora, quindi con questo sono dati tante botte. Tu colpo senza armi. Tutu. Ah, pure il calcione gli ha dato. Bellissimo. Bellissimo questo personaggio monaco. Devo fammelo prima. Ah, c'è qualcun altro qui pronto a prendersi gli schiaffi. Allora, colpo stordente, bello. Stom. No, niente. Io. Buongiorno Noggone, buona domenica. Seguite anche Noggone. Ciao Massi, buongiorno. Grazie di essere venuti per lo scontro finale, che non so quando arriva, però arriverà in questa live. Gomu Gomu, buongiorno. Seguite anche Gomu Gomu, Nog, Andrew Fede, Tufesi. Seguite, seguite, seguite. E sto andando al finale, sto andando contro il boss finale. Siamo addirittura d'arrivo, si può dire. La roba. Balestra pesante. Gnam gnam gnam. Se l'equipaggia Lezzer, Lezzer che c'ha di balestra? Ah, ce n'ha una simile già. Però, comunque. Prendiamo. Oh. Beh. Non la fa prendere. Bug. Bug. Bug dappertutto. Ma... sto ancora un po' così così. Meglio con il raffreddore. Oggi mi sono svegliato bene, senza naso troppo attappato. Però la tosse, raga, mamma mia, la tosse. L'ogre di livello 4 che ci aspetta lì. Bravi, bravi, seguitevi tutti. Allora, qui che potrei usare? Che potrei usare qui? Attacco impetuoso. Bello, ci è piaciuto. Ma no, non faccio il... ah, posso fare l'attacco possente. Chi è? La brutta fine di questi. Sono svegliato, vabbè. Ho visto Gomu Gomu con la coda dell'occhio ieri prima di dormire. Stai facendo una cosa di interessante in live, però non mi ricordo. Gomu Gomu, Nier Automata, ma pure un'altra cosa, fa qualcosa di carino. Comunque anche Nier Automata è carino. Quindi complimenti, spero di riuscire a passare il prima possibile anche da te. Sì, seguite tutti, sì, sì. Seguite tutti. Ci sono qua sotto dei mostri che potrei prendere e fargli tanto male. Non so se ci arrivo però. No, il percorso è interrotto, infatti. Questi non li colpisco, che tanto mi ho slotto incantesimo, lo ammazzo con altre cose. Ma la freccia, cioè. Io se ci ammazzalo con la freccia. Sei. Brava, ho fatto il tuo dovere. Sì, questo sta ancora qua. Il Gomu non è il mercante di Kingdom Hearts, no, quello è il Moguri. Il Moguri, quello. 300 poteri, oh. Non ci arrivo. Posso fare scatto, bravo. Another step forward. Mi è mancato, però. Grazie, Enzo, bellissimo. Che buono. Ah, uomo, flash, damn. Damn. Questo è un fenomeno. Due mancati del mio arco, dai. Fortuna del reame remoto? No, beh, non voglio usarlo questa cosa. Ok. Uno è andato. Andiamo al secondo. No.
andiamo avanti. Non so se esplorare tutto, ragazzi, oppure andare avanti e via. Cioè, proprio andare proprio verso il nemico e oltre. Tanto salviamo. Dove sono gli altri nemici, scusate? Sono tutti morti. Ah, sotto. Damn, kek. Nel kek, come si dice? Kek. Scatto di cuore oscuro. Esatto. Damn. Che bello. Tu vai avanti. Andiamo avanti qua. Palla di fuoco. Quasi. Questi sono schiappe. Faccio palla di fuoco con questi, dai. Allora, qua mettiamo però Gale, lo mettiamo qui. Perché adesso da qua sopra faccio un bel palla di fuoco a questi sotto, che non sanno della mia esistenza. Come hai detto, ok. Boom! Cioè, hai distrutto pure la scala, così non vengono manco a rompermi le scatole. Ok. Allora, con lei andiamo avanti. Allora, cioè, metto una guardia del cancello principale e due goblin di livello infimo, mi sembra giusto. Uno. E due. Elemento critico? Dai, su, sta qui, dai. Questo mo ci viene a cercare. Ecco, levitazione, ti pareva? Giustamente. Altro che scala infiammata. Questo levita. Faccio vedere io chi comanda ora. Fortuna delle amere mode, sì. Boom, mamma, 36 colpo critico. Tanto male che ha fatto. Sì, no. Dentro al muro è finito. Ok, abbiamo finito la fight, possiamo andare avanti tranquillamente. Qui c'è una serratura che non ci spaventa perché abbiamo scassinare di Gale, che da quando l'ho ottenuto ormai uso sempre quello, anche se sono ladro. Chi è questa? Tilly. Non ti do ammazzare, è il dolore. No, no, non sono qui per uccidervi. Levatevi di torno, come desiderate. Pensi che debba provare il piacere a massacrarvi solo perché sono un Mindflyer? Non esiste, sono un Mindflyer che salverà tutti. Poco ubile. Dai, levatevi su. Infatti, non fare domande e via, dai. Ci abbiamo da sconfiggere mezzo mondo. Dove sta il nemico? Dove sta? Fatti vedere. Non avere paura. Sono un amico. 400 alleati pronto a farti fuori. Allora, Gale. È timido il nemico, non vuole farsi vedere perché sa che sono troppo potente. Dove siamo finiti qua sopra? Devo scendere di sotto. Devo scendere di sotto. Ecco, iniziata un'altra fight perché non ci facciamo mancare nulla. Giustamente, prima di arrivare al boss finale, se non c'hai tutti i galoppini che ti vengono incontro da fastidio, non va. Ma io proprio addosso così io vado. Deflagrazione concentrata. Santuario mentale permanente. Ah, ok. Questi li usiamo contro il nemico finale, questi qua. Non li sprechiamo ora. Intanto questi hanno tutti poca vita. Ma questo è forte lo spettatore. Ok. Ah, però non ci vede.
Non ci vede, ragazzi. Se mi nascondo, non posso nascondermi, perfetto. Andiamo a far fuori pure questi qua sotto, lasciamolo là che tanto non ci vedono. Cos'è sta cosa viola? Cos'è sta cosa viola? Vasca del Nautiloide, non so se va fatta fuori. Boh. Facciamo un freccia, quella che provoca sanguinamento. Sanguinante, perfetto. Ottimo. Via. Fascino, non so cosa sia. Fascino nemico che ti attacca e impede di attaccarti fino al suo prossimo turno. Vabbè. No, niente, ha resistito al fascino di Girino. Questo scatta intanto. Scattano tutti verso di me. Salto troppo lungo. Ti fai male. Ok. Attacco normale. E vabbè, piglialo. Mamma mia, sta qua. Piglialo. Yeah, ma è morto, no. È riuscito a sopravvivere al mio attacco. Possiamo fare attacchi lontani tipo questo. Tipo questo. Anzi, però questo è un mid flyer, facciamo io attacco quello minaccioso. Long. Vabbè, piglialo però dai, sta qua. Pigliallo. Spaventato, perfetto. Death is but a word away. Sembriamo più noi che nemici. Questo qui lo devo far fuori, sto spettatore brutto e cattivo. Faccio un bel fulmine di Pegasus. Ah, 39, buono, buono. Cuore oscuro. Entra anche tu in battle. Con cuore oscuro possiamo fargli un dardo lucente a questo. Mancato ovviamente, perché non sarebbe da lei altrimenti. Allora, 60. Questo è un po' spaventato. Ottimo, è spaventato. Quindi non vedrà che gli faccio un attacco davanti con lui. Ah, 3, gli ho tolto solo 3. Gli ho tolto un po' più. Sì, mancato ovviamente. Appena attacco un po' più. Oh, ecco, un bel 33 critico. Già ti riconosco, insomma. Attacca con due armi, dai. Niente, mancato. 3 miliardi di mancati. Lo spettatore ci attacca. Aia, 11. Dove va? Dove va? Che brutto. Fascino, vai. Affascinalo. Niente. Non riusciamo ad affascinarlo. Non siamo abbastanza affascinati. Ho tutti dove sta a me, sta a venire. Scusate. Ah, tu. Ah no, posso fare la palla di fuoco anche con lui. E via. Ah, bianche Taron però, no. No, no, no. Andiamo dallo spectator amico nostro qua. Facciamogli tanto male. Pugno dell'aria inviolabile. Stong. Mamma mia che pugno. 35 ho tolto. Addosso a lui così non colpisce gli altri. Ora l'Ezer va a far fuori tutti qui. Sai, questo che attacca tutti e due, sì. Ha preso anche quello davanti. Tre insieme l'ho preso. Però è rimasto in vita questo. Via. Datemi la vostra defurtiva, grazie.
Chi mi ha preso? Ah, ma c'è stato. Ecco, brava. Vai fuori pure quello. Occhio. Allora. Ora. È bentornato, Gom. Che giochi stai portando sul canale questi giorni? Sto attacco normale. Tiro perforante, bello. Ok. Termina turno. Gale. Velocissimo Gale comunque. Solo 8, ma togli un po' di più. Qua lo scuro. Pure altri qua. Deviare i proiettili. Bello. Buongiorno caro Pega. Sto allo scontro finale quasi. Penso tu lo sappia. Seguite anche Pega per favore. Grazie tu Fesistro. Grazie cara. Seguite anche tu Fesis. Naturalmente. Signor Spectator, ma vuoi essere colpito per favore? 45%, dai, prendilo, prendilo! Riproviamoci. Mi spiace, signor Spectator. Dove andiamo? Andiamo verso il boss finale o esploriamo un altro po'? A me non mi va da perdere altro tempo contro nemici inutili. A meno che non c'è qualche altra arma forte, però non penso. Vediamo la situazione. What's hiding here? Non ci arrivo. Non ci arrivo. Sto continuando Kingdom Hearts 2. Ah, forse Kingdom Hearts avevo visto che stavi giocando. Kingdom Hearts lo devo portare anche io dopo. Dalla prossima settimana a posto di Baldur's faccio 358 i video e poi Bored by Sleep. Quindi penso ti possa interessare. Sperando che non ti spoilerò. Gomu. Iniziato anche Baldur's Gate, Ninja Storm, 400 giochi. Challenge di Pokémon in coppa. Tanti giochi, peggio di me. Mi tocca, da come ho capito, sto solo io attivo per adesso. Beh, calcola che Tonastro non si può spoilerà. E gli altri mi hanno abbandonato. A dormire solo io sopra la prima volta. Vabbè, succede ogni tanto. Cioè, persino Delux. Hanno fatto serata Delux e Rob. Sì, sì. Beh, è un bel programma comunque. In teoria no, armi leggendarie. Quindi posso andare avanti, Pega? O mi consigli di esplorare tutto? Consigliami tu. Solo tu mi puoi aiutare in questo momento. Stream, siamo di giovedì sera, è per questo che riesco. Ok, ci sta allora, ci sta. Compulsione di Karstus, incarna la magia delle gemme. No, questo è per controllare il cervello, va bene. Diventa parte dell'assoluto, no. Oddio. Aspettate, raga, mi si è rotto. Mi si è tolto il gioco. Speriamo che ci sta ancora. Ok. Andiamo a far fuori questo. Dom. Sdim. Spectator. Io mi sto tirando con questo sotto per passare subito all'11. Ah, addirittura passare così all'11, nudo e crudo. Cioè, nel senso, non ti prendi una pausa da Dragon Quest. Questo spero che rimanga lì l'arcanista che mi sta aspettando qua. Rimane là. Sono più contento. Provo una freccia. Non ci arrivo. Beh, è bello Dragon Quest 8. L'11 pure molto bello, almeno graficamente è più bello. Però l'8 mi ha lasciato, beh, all'epoca il primo Dragon Quest mi ha lasciato proprio. Un dardo tracciante. Colpo critico 33, bravissimo con lo scuro intanto. Allora, abbastanza luce di esplorazione adesso, però ci sono zone che un nemico si esplori. Io non voglio nemici, voglio solo oggetti buoni. Se non ci sono oggetti buoni, andiamo direttamente a. Non voglio sprecare sti cosi. Tanto penso mi taglio tanto.
Infatti ho fatto colpo critico, ho fatto. Mazza, cosa fa? Non li sto deviando, ma mi stanno a fare colpi critici. Va pure sopra, va. Disgraziato, vai pure sopra, vai. Colpiamolo, colpitelo. Ti è. Becca adesso 15 e 23 e vai a casa. Ma perché 35? Mi serve un po' di più di 35. Vai, 35%, dai. Mancato. Forza di tentare, lo colpirò. Ok, 25 l'ha ammazzato. Ottimo. Bravissimo. Io penso già comprare e scaricato, visto che vanno tutti bene dell'11, ho detto perché no. Calcola che è l'unico gioco che ho platinato tra questo 11, penso tanto mi è piaciuto. E allora vai avanti dal portone, poi sì, perfetto. Vabbè. Colpo critico. Ciao, 800 mosse il mio personaggio. Bello. Non c'è un'altra ricarica di energia, no, che parte. Allora. Ricarichiamoci un attimo. Papà, papà! E facciamo guarigione su Orfeus. Secchio un po' pochino. Tra l'altro dovremmo dare qualche... C'ha qualche pozione Orfeus proprio poco. E andiamo al portone allora. Se ci riesci, Dufesis, a fare due Dragon Quest insieme, buon per te. Io non ce la farei, infatti anche Kingdom Hearts, i Final Fantasy li diluisco, insomma. Sempre un JRPG almeno, però cambio. Anche se mo forse farò due JRPG insieme, Final Fantasy lunedì e venerdì e Kingdom Hearts fine settimana. Sempre se ne esce altro nel frattempo. Stavo pensando anche a provare a portare l'ombra di Mordor, però non ho capito come... C'avevo un difetto che mi andava tutto a scatti, non so se riesco a risolverlo. Antenna celebrare. L'ombra della guerra, l'ombra di Mordor. Registro del tribunale. Piatto d'argento non mi interessa. Ho pensato, finisco l'8, attacco l'11, mi è impossibile stare insieme. No, beh, mica puoi portarli insieme, l'8 e l'11. Che senso ha? Oh, Bonnie! Vamos, Bonnie! Stiamo buoni, siamo tutti amici. Ma si può colpire? Che succede se lo colpisco questo? Niente. 20 di tanto e buonastramente completamente distrutta. Bordello. Dove passiamo? A sinistra o a destra? A sinistra. Sempre nemici, nemici. Oh, ci sto capendo niente. Oh, chi è questo? Oddio. Che voglio. Devo stare attenti che qui sono dei cerchi infuocati malvagi. Mancato ovviamente. Si fa che il cervello, sì, infatti. Buongiorno caro amico, come stai? Stiamo alle fasi finali del gioco. Ma gli altri nemici dove sono? Scusate. Ah, stanno dietro la porta, ok. Sto dentro due cerchi di fuoco che non mi... mi spaventano un po'. Serve Gale per la scassinare qua. Qua Gale c'ha pure un bel movimento lungo. Ora facciamo scassinare. Ok.
E ora attraversiamo. Scatto di divora cervelli. Attenzione, scatta sulla fascia di divora cervelli. Apri la porta per noi. Questa aura di terrore, ovviamente. Questa non c'ha qualcos'altro da fare, vita sua, no? Raggio di gelo. Bene, bene. Dopo 150 ore, quanto siamo arrivati? Aspettate, vediamo che succede nel video. Si sparano i cannoni, sparano. Ah, dove stanno i cerchi di fuoco? Attaccano, ovviamente. Ecco, noi stiamo proprio qui, guarda. Proprio qui stiamo noi. Ecco qua, eccala. Eccala, ci ha fatto fuori tutti. Mannaggia, mi sono messo proprio là, mi sono messo. Ora ripuntano di nuovo. Ti fanno rischi e bombardamenti, ok. Allora aspetta, intanto vediamo una cosa. Sono arrivato a 140 ore di gioco, ragazzi. 140 ore di gioco. Sì, ma qui hanno puntato tutto dappertutto, hanno puntato le cose qua. Cioè, non lo so. Devo finire qui. Dove non c'è il cerchio. Ti pareva? E facciamo fuori tutti questi qui con un bel... Vorrei lanciare una freccia bomba. Vediamo un attimo. Chiama alleati, fanno esche e bombardamenti. Posso chiamare gli alleati per l'esca? No, vabbè, aspetta un attimo, li uso contro il nemico finale. O no? Qui le frecce pensavo di averne di più. Un po' pochine queste frecce per i miei gusti. Potrebbero servirmi dopo? Buongiorno, goditi. Facciamo un essere anche a godi, seguitevi tutti. Micione, Pegasus, Gom. Non mai Tari, adesso fuori live sto cercando di fare il cattivo, ma ho poco tempo. Il cattivo quale? Di Baldur's parli? Mazza, ho 39, ho tolto. Bellissimo. Ottimo. Bene, sto alla fine del gioco, forse. Forse sto alla fine del gioco. Buono. Questa cosa posso attaccarli in sacco di volte, raga. Ok. Vieni, vieni, scatta pure tu verso di qua così non ci pigliano. Oh, wow. Arrivo fino a qua, oh. Fino a qua arrivo con lo scatto. Bravo, Nogone. Lei sì che è vero, un vero tarotino, devo dire lei. Raffica di colpi! Ora. Cheat di Giorgio. Allora, aspetta, scatto. Scattiamo. Arrivo fino a qua, arrivo. I pugni di bene con inaridire. Ah. Inaridire non sarebbe male, in effetti. Zawarudo. Ok, The Wordo. Dove devo andare? Scusate, mi sto perdendo. I nemici stanno qua sopra. Qui non c'è più niente qua. Qui c'è il nemico, quindi dobbiamo saltare qua sopra. Ho sbagliato. Qua sopra dobbiamo andare. Ho sbagliato tutto. Tu pure scatta. Cuore oscuro è l'ultima che... Ah, devo attaccare il cervello però, mannaggia. Scatta, esci da qua. Okay. Esci Sil. Allag the Sil. Arriva. Entrate nel gruppo Telegram se vi fa piacere, ragazzi, a me fa piacere sicuramente. Comunque Grande Taro sono un pilastro della nostra community, addirittura. Perché? Buongiorno Scubone, sto a fine gioco.
Buongiorno, seguite anche il caro Scuba. Sil, grazie che mi ha riscattato Goditi. Buongiorno, buongiorno. Scuba, com'è andata ieri lo spettacolo? Perché Scuba è un grande attore, ricordiamo. Mi piace il mio Sil, mi fa la linguaccia, mi piace. Perché unisci il gruppo? Ah, unisco il gruppo. Allora, vieni nel mio gruppo Telegram, se ti piace essere unito al gruppo. Se lo usi. È una pozione volo velocità. Sì, ce l'ho, ma la usiamo magari per lo scontro finale. Come stai, Scubone? Scubone, quando finisco Baldur's Gate, il sabato e domenica, quando sei libero, oltre a prenderci il caffè, possiamo giocare a Raincode che ci sta aspettando, dai. Maledetto amico mio, dai, amico mio, Scuba. Ci siamo pure incontrati con Scuba l'altro giorno. Mio amico, non tuo. Mio. Tanto pozione di guarigione per noi. Cosa fa? Solo un saluto veloce, devo preparare oggi. Meglio di niente. Buona preparazione per oggi, c'è l'altro spettacolo, no? Lentezza, no? Non reagire. Lentezza, non mi colpisci. Cioè, mi... Oh, il nome te lo faccio. Deve passare a Dragon Quest 11, dicono le leggende. Ok, ora ci curiamo tutti perché siamo messi malissimo, non di più. Malissimo. Non prendo la Ezel però così. No, facciamo quello, la cura di gruppo gigantesca qua. Facciamo anche una cura extra. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 ho detto. Oh. Non ci arriva qui? Da lei. Il bersaglio non è visibile, caspiterina. Che sfiga, faccio questo. Curiamo tutti gli altri. Così curiamo tutti quanti, anche lei. Come stanno i camion? Ma vi conoscete con Noggone e Scuballo? Ieri ho battuto tre boss e vado avanti. Quante ore stai a Dragon Quest 8? Quanto te manca? Perché è bello lungo. Io mi ricordo almeno 90 ore le ho fatte. Non ho fatto solo il boss segreto perché non gliel'ho fatta, era troppo forte. Era troppo piccino. Inaridire, oddio, inaridire è contro incantesimo. Ah, salta pure qua. Scatto di voracervelli sulla fascia. Un artigli, possiamo anche lasciarlo fare. Ahi, yeah, botte, mi ha dato quello. 50 ore, vabbè, ci vuole ancora. Sì, è bello Dragon Quest, sì. Io ho platinato l'11 prima di diventare streamer, purtroppo. Tanto c'è un attacco del Nautiloide. Del Nataroide. Tanto. Aiuto, sta attaccando dappertutto. Ma sta attaccando a me. Ah, qui c'era il cerchio, qui l'ho visto. Ahia. Yeah. Buoni, stiamo buoni. Stiamo buoni. Dobbiamo toglierci da sto cerchio infuocato, ragazzi. Allora. Solo che. Se io mi disimpegno, posso saltare dopo? Sì. Ok. Se questo lo spingo di sotto ce la faccio. Poi ci provo. Respinta. Niente, non ce l'ho fatta. Ci ho provato. Beh, non so, Taro, io comunque sono passato. Tutto bene, grazie, ora sto nei campi. Nel gioco o in generale? Non so, Taro, comunque ho passato delle live solo a farmare soldi e qui per fare così di oggetti ripetiti. Già la lancio più forte il gioco, ah, proprio così. Quindi non è. Cioè, l'hai visto su internet la lancio più forte del gioco? O c'era scritto nel. Te lo fa capire il gioco come si fa? Allora. Dai, ma piglialo sto cervello, sta qua. Siete in tre, volete far fuori questo, per favore? Ma dove vai? Dove vai? Sì, vabbè, mi faccio pure colpi, mi faccio. Tu, non so perché sei ancora in vita, pensavo che ero io. Oh, che botta! Ma che è? Che è successo?
Perché Ezel tra l'altro mi sta morendo male. Devo stare attenti. Allora tu, mannaggia, c'ha tutti i nemici vicino. Palla di fuoco. Ok. Per adesso vattene. Anche se mi colpisce, vattene. Aia. No, tutti. Coltello di ghiaccio. Situazione psionica. Grazie, Loggone. Grazie, cara. Ti dico un buon Loggone, per favore. Ho il mio mod Cronopizza che è espertissima. Ok. Allora, ok, c'hai il tuo amico di lore, insomma. Allora, dove un salto senza farmi via da questo. Per cura a tutti qua. Tutto la Ezel. No, la Ezel sta... No! Caspita, mi si è... Cioè, ha preso l'olio per terra. Non so che è successo. Sì, vabbè. Ciao. Mi stanno a rincorrere tutti. Spero che vanno a finire dentro al cerchio rosso. La Ezel mi sta morendo, caspita. Mi è morta la Ezel. La devo recuperare. Mannaggia, miseria. Non me la sto giocando benissimo, però. Non me la sto giocando benissimo. Ah, me... Perché l'Ezel mi è morta morta? Non capisco. Eh sì, ma poi mi è morta male. Manco è morta poco male. Male male mi è morta. C'è sta pure sto nemico qua che mi guarda. Quest'altro. Gli faccio fuori a questi, la vedo dura. Ok, 44, 42. Questo è morto, ok, uno è morto. Meno uno ce lo siamo fatti fuori. Okay. Lui pure dobbiamo tentare di andare avanti, sennò... Ok, perfetto. E lo attacco da qua. Forse è meglio attaccare qualcun altro da qua e poi andarmi da qua. Il coprilico è andato. L'altro non li vedo però. Ah, ci sta uno qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi nascondo e poi faccio attacco da vantaggioso. Perfetto. 43, bellissimo. È andata di lusso. Mi è andata di lusso. Attacco qua. Questo non ci arrivo perché non lo vedo. Questo non lo vedo, sta in mezzo al niente. Faccio uno scatto, può essere scatto a vederlo qua. Mi sono avvicinato troppo ora. Ma non lo vedo. Non lo vedo, mi sa. Ecco altri nemici che ho triggerato perché sono troppo avanti, perfetto. Mannaggia la miseria, oh. Sono troppi, salzone. Salzone, se tu mi cominci a entrare un po' più su Telegram, magari consideriamo la tua posizione. Ritorsione psichionica. Tanto questi arrivano tutti i cervelletti per farsi far fuori, spero. Scatto di cervelli affamato. Speriamo che appa... Piena a quelli là. Ecco, qualcuno è andato, perfetto. Oh, che belli tutti i cervelli che saltano. Attimo. Aia, pure i rinforzi. No, vabbè, pure i rinforzi, regà. Ma allora, cioè, allora ditelo. Devo solo correre e basta. Cioè, non c'ha senso. Cioè, se vengono sempre rinforzi, tanto vale andare verso il boss finale. No! E via, no? Tanto. Devo ancora recuperare quella che è morta. Ciao, farò, mi sono appena svegliato, sì.
Oh, è morto pure quello scuro, ma è morta, caspiterina, regà. Sto a fa un casino, vai vai scappa, vai vai scappa, mi sono morti due personaggi. Dove vado con vai vai scappa? Due, manco uno. Mannaggia la miseria. Allora, pergamena di resurrezione. Lancia. Una. E ok. Speriamo che rimane in vita, perché lanciamo la pozione alla Ezel. Risorse non sufficienti, che cosa vuol dire secondo voi? Non posso dargli la pozione, niente. Devo scappare fin dall'inizio, sbaglio tutto. Alimento critico, sentinella, vai, ammazzalo! Ammazzalo! Buongiorno Shiron, come stai? Io tutto bene, sto alla parte finale del gioco. E sto tentando di non morire, ma la vedo un po' dura. La vedo veramente dura, la sto vedendo, perché solo un personaggio. Ok, qui ci sta il portone. Qui c'è il portone. Provo ad andare nel portone. Qui ci sta il nemico finale dietro al portone, presumo. Faccio un bel disimpegno così non mi piglia. Se io vado nel portone con uno solo, che fanno tutti gli altri? Sono rimasti indietro. Sono 5 personaggi, solo uno è arrivato alla fine. Mi ha fatto morire di cielo in modalità un'ora, ma sono morto due volte, no? Vabbè, ma un'ora è difficile. Lo sanno tutti. Andate a seguire il buon Shiron, ragazzi. Sta portando anche lui Baldur's Gate. Anzi, è un maratone di 10 ore, però, eh. La vedo con una parte di vigore che arrivano infiniti, se no. Lo so, ma l'ho scoperto giocando questa cosa che arrivano infiniti. Pensavo che finivano e uno andava piano piano avanti. No, eh. Buongiorno a Luca Zack. Seguite anche Luca Zack, per favore. Sto alla fine, Zack. Lo sto giocando malissimo. Ecco, è arrivato solo lui, è arrivato al cervello. Sono io contro il cervello, gli altri 4 sono rimasti giù. Bravo, ma gli altri mi raggiungono, raga. Seguitevi, seguitevi. Eh sì. Ho scelto così, visto le grandi scelte che il gioco mi poneva. Ho fatto l'eroe. Sei un maratoneta, tu fai sì, sì. Calcolate che io se arrivo a 3 ore è grasso che cola. Mo come minimo basta una mossa, visto che sono diventato sta roba. Basta una mossa e si sottomette il cervello. Non lo so. Non lo so cosa, non lo sa. Bugiardo. Sei un pazzo, sì. Siamo arrivati tutti qua. Che fortuna. Dove sta Cuore Oscuro? No! 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 Dovevo resuscitarla prima. È rimasta qua Cuore Oscuro, raga. C'è fortuna a metà. Sei rimasto un personaggio in meno. Posso andarla a prendere? Don't waste a step. Posso andarla a recuperare un attimino. F5. Ah, se faccio così e recupero tutti, che succede? Aspetta. Eccola Cuore Oscuro. Sta arrivando. Che fortuna. Che fortuna, raga. Separiamo un attimo il gruppo. Sta arrivando Cuore Oscuro da sola? Secondo voi? No, figurati. Se da sola capisce dove deve andare. Mo salvo un attimo. Che fortuna sta cosa che hanno permesso che ti curi dopo che sei arrivato al cervello, raga. Se no era impossibile. Sono messo malissimo. C'è un forziere. Te lo consiglio, sì. Pure se attraversiamo i carboni ardenti non fa niente. Tanto c'è la cosa di cura là. Non so se Shiron me lo stiamo spoilerando. Però penso di no, che se sta in modalità onore vuol dire già finita almeno una round. Okay. Allora, riuniamoci. Ci curiamo. No, si può più curare.
Era solo una era solo una volta e basta. F5. Piccola curiosità, immunità stratega, quella pozza di cura non esiste. Vabbè. Ho dovuto usare incantesimo di cuore oscuro che puoi fare, usare solo una volta per partita per quale tutti. Ottimo. Ecco, sto provando ad andare a bere, grazie Vega, sto provando ad andare a bere. Grazie, ho già bevuto, grazie. Infatti, fai un SOE gigale, per favore. Buongiorno Idegone, un SOE anche nei Idegone. Come state? Siamo tutti qui riuniti per lo scontro finale. Vi ringrazio che non avete paura di farvi spoilerare. F5. Ci abbiamo un'ora e passa abbondante per vincere. Stai per affrontare il cervello nei tre, se vuoi procedere? Sì, mi ho salvato. Grazie per essere gigale. Chaos Orb remains an option, one that could put an end to the absolute once and for all. You're plotting something, aren't you? Come on then, out with it. Tramando qualcosa, lo spero anch'io che sto tramando qualcosa. Ah, possiamo ancora usare il globo di Gale se vogliamo. No, non voglio fargli fare, non voglio fargli fare la, il sacrificio a Gale. Dopo mi sono sacrificato io, faccio sacrificio a Gale, capito? Giusto. Essence Lens è già trasformato per formare la vedere, il piano deve rimanere quello. Viable plan as any while staring into the more of perdition. Shall we? Shall we? Ho liberato Orpheus. Dopo. Alla fine proprio. Ah, non l'hai salvato, perfetto. Dove è morto Gale, scusa? Non mi fidavo di lui, ottimo. Ma dov'è che è morto? Mi sta arrampicando intanto. Sugli specchi. No! Che so, da solo? Aiuto. Infame, no, vabbè, non era malvagio. Però. Usava troppi mezzi per... Ah, siamo tutti e 5, ok. Io mi fidavo dell'imperatore, è buono. Solo che poi sono unito al cervello antico e non ho capito perché, perché è deficiente. Lasciato lì una cosa viola. Quando è successo? Non mi ricordo. Forse non mi è successo. There it is. The crown of Karsus. The site of power. The site of domination. We need to use the netherstones on the crown. That is our fate. Va bene, usiamolo, sì. È il mio destino, cosa. No, non ricordavo sta cosa, Gom. Ma perché sempre nemici dappertutto? La persona dei miei sogni? Ah. Stupido. Che stupido l'imperatore, guarda. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. And so do they. Chi so questi? Da me ti dico. Aspetta, che devo capire un attimo. Da me ti dico cosa ho fatto. Quando ha visto che non volevo trasformare su origini, mi ha detto che io ero solo una sua pedina e che dovevo farlo, altrimenti mi avrebbe obbligato. Io ero stato suo amico tutta l'anno e sono stato antico, infatti. Ma più o meno a me. Però no, non mi ha detto che mi avrebbe obbligato. Mi ha fatto sempre scegliere. Te ne è stato proprio infame, infame. Non so perché a te. La corona si trova in cima al cervello di Terese, trasmette un'aura intensa e pulsante. Ora mai più, dobbiamo prendere il controllo della corona di Karsus. Come faccio? Ciao, goditi, grazie. Crea quello di quello scuro e dopo puoi reclutare Gale. Mi dà. Fatto sta che mi sono fidato di lui. Ok. Ah, siamo in 5 contro l'imperatore. C'è anche un drago rosso dominato. Ok, io do.
Devo andare al cervello, che qualcuno mi spiega cosa devo fare esattamente. È arrivato da Teloide, apparirà a momenti 4 turni. Devo andare alla corona e fare qualcosa con Taron, devo fare questo. In canale la magia del gemello contro la corona di Karthus, dominare il cervello neterese. Perché abbiamo proprio effetto, devi incanalare questo incantesimo fino al tuo prossimo turno. Cioè lo devo usare ora? No. Il bersaglio deve essere la corona di Karthus, quindi devo arrivare là sopra, ok. Vado di invisibilità allora. Provo un attimo. Provo un attimo a invisibilizzarmi. Ok. Faccio un po' di levitazione. Diventare di segni che si fanno dentro, ok. Con tutti i miei strapoteri piano piano ci arrivo là, che dite? Ok. Che altro posso usare? Mi sto avvicinando in teoria. Non sei ferito. Posso fare anche questa intermittenza volendo, non è male. Faccio lo scatto, così posso fare il saltino. Ah, potevo pure camminare, perfetto. Ok, oh, mi sono avvicinato abbastanza, mica male. Sto ancora invisibile, sì. Sì, 10 turni, wow. Allora, devi entrare e distruggere il cervello dentro, ok. Però tieni conto che ti conviene andarci con tutti. E chi lancia l'incantesimo contro una sta fermo, concentrato un turno intero. Se viene colpito perde concentrazione, mi pare, ok. Vabbè, mo mi muovo e cerco di arrivarci. Ah, Orfeus ti mettono in guardia tutti per tutto il gioco. Alla fine secondo me è un pezzo di pane. Sì, no, Orfeus è buono, è vero. Siamo stati un po' ingannati dal gioco da questo punto di vista. Allora, casomai, un bel portale dimensionale. Un bel portale dimensionale, io e Cuore Oscuro. E ce ne andiamo. Scegli la destinazione del teletrasporto. Qua. Andiamo avanti di qua al 2. Questo lo colpisco. C'è lo scudo. Ok, con lei posso fare passo velato. E andare casomai. Non posso andare troppo lontano, perfetto. Andiamo tutti di qua. Pure lei. No, mi hanno afferrato. Mi hanno afferrato. Portale dimensionale. Chi è questo? Non so io questo, mi sono andato via. Devo fare portale dimensionale con Gale e andarmene via, mi sa. Sbagliato sta cosa. Era meglio che aspettavo di andarmene via con Gale col suo portale dimensionale. Lui ha già finito il suo scatto, ovviamente. Questo potevo gestirla meglio, sti due. Ah, Cuore Oscuro. Orfeo si mette in guardia. Ah, ricordi che questo è un buon momento per evocare gli alleati. Assolutamente sì. Chi invochiamo i tanti alleati? Orso Gufo. Esci lo zio. Ecco qua, lo zio ci aiuterà come alleati. Evochiamo gli alleati. Ci abbiamo lo zio Paperone come alleato che ci sgancia i soldi. Balsamo legge 1. Curare gli alleati. Guardia cittadina. Ma li evoco quando sto vicino con Taron, che deve essere aiutato. Che dite? Aspetta un attimo. La prima volta non lo fa l'esercito di fuochi. Non lo so perché. Lo faccio io. Ecco gli alleati, sì. Tipo loro il maestro. Ok. Spero che te priglia, però.
In realtà l'imperatore si fida del personaggio, infatti racconta che lui era Baldurian durante la questa del drago, quindi diciamo che è un po' contorto sul sigillo, anche perché lui ci dice che per tutto questo tempo gli ha sempre aiutato. Ovvio Orfeo se fa la questa di non è cattivo, si pensa non faccio spoiler, ok. Fochette alleate, sì. Tutti sto evocando. Allora, proviamo a evocare uno dei tanti alleati, non me lo fa più evocare perché ho sprecato l'azione, perfetto. Sono una cavolata come al solito. Contro incantesimo subito. Voleva bloccare la tizia. C'ho solo 300 nemici pronti a prendermi. Qual è il problema? Ti troverò, ma chi sei? Perché c'ho l'ombra del mio personaggio che è rimasto qui? Dov'è? Avvicinati, avvicinati. Ecco, quello mi ha silenziato. Esci di Ugong. Aspettate. Cosa sta succedendo? Eccolo. Eccomi, sono qui. Eccomi. Raggio Aurora sul cervello. Più alleati, cioè tutti gli alleati, stiamo evocando tutti. Se rilanciate l'esercito di fuochi, facciamo tutta la danza con loro. Allora, sì, mi hanno fatto vedere, per dirti, la contessa con cui aveva una storia, in realtà la schiavizzava mentalmente. Ah, la schiavizzava mentalmente, non ero. Due addirittura. È sprecato la vedete. Ok. Prendo con questa. Tanto qua vanno avanti i nemici a combattere. Stato divertente finché è durato. Allora. Dobbiamo andare qua, che sta arrivando anche il mio Taron. Quindi devo farci un po' di strada, secondo me. Pugno dell'aria inviolabile. Anche lui potrei andare invisibile comunque. Faccio dopo, casomai. Sì, vabbè, mancato, mancato, no, però, signore mio. Faccio invisibilità superiore. Ciao. Il Dugongo palestrato. Vero, anche vero. Non me ne ero accorto sta cosa la schiavizzava mentalmente Shiron, lo sai? Ma anche vero che quando è diventato Illidid non aveva più il controllo della propria mente. Solo grazie a Hanzo è riuscito a scappare dal controllo dell'assoluta. E prendeva pure a finire male. Il problema è che mo se faccio sta cosa e mo mi attacca, però sbagliato, come dicevate voi, giusto? Non è stata proprio la cosa più furba da fare questa. Devo salvare prima. Allora, mo è lei. E l'abbiamo preso, poi. Facciamogli un danno forte così ce la andiamo. 49%. Provaci, dai! Provaci! Mancato, niente. Ho provato. Ma qui stanno a morire tutti questi qua. Caspita. Me ne sono accorto ora. Manco li raggiungo. Cioè, mi sono morti già i personaggi praticamente. Vabbè, in caso lo riproviamo la fight poi. La riproviamo con calma. So come fare più o meno. Questi sono finiti proprio in mezzo al nemico. Vabbè. Saranno i miei personaggi sicuro. Arma a terra addirittura. Quando era con la contessa era già libero e ha ucciso pure Ansur, bell'amico. Ma Ansur l'ha ucciso perché gliel'ha minacciato, no? Più che altro comunque al di là di tutto è un caso perché devi essere contro il cervello per tutto il gioco, poi alla fine ti allei con lui sei scemo. Sì, perché lui pensa di rimanere in vita così, visto che tu gli hai tolto l'unica speranza di. Ok, questo mo va a finire male. Ah no, cioè, sei ancora concentrato forse. È ancora concentrato, Se resiste fino al prossimo turno.
È ancora concentrato. Questo non va ad attaccare me, perfetto. C'è ancora speranza, nonostante sono morti due personaggi. Aia, questo dove va? No! Povera cuore oscuro. Male male. Ansur ha sbagliato, ok. Oh ragazzi, zitti, che fra un po' tocca a me. Fra un po' tocca a me, tocca. Andiamo a salvare, a togliere questi due. Scudo di fuoco ardente, quindi non posso usare la mia cosa di fuoco. Resistente al freddo. Resistente al caldo. Vabbè, faccio comunque il fuoco lo stesso. Prima barriera rende ogni creatura e oggetto al suo interno immune a tutti i danni. Eccolo. Fallo immune, fallo immune. Ok. Lo proteggo io, tranquilli. Con 26 di vita. Secondo me è un finale che può scegliere il via del potere. Ce l'abbiamo fatta? Abbiamo vinto? Non mi dite che abbiamo vinto. Non mi hanno, anche se mi hanno attaccato alla fine. Oddio, è brutto. Inizia la fight. Sono tutti morti. L'invisibilità ha servito, insomma. Volevi. L'infamello, sì, infatti. Ma sono morti tutti. Ma dove stanno gli altri? Ma gli altri devono entrare. Come funziona? Il potere. Non è spoiler per te, Senku. Seguite anche il buon Senku. Per favore, sta giocando anche lui a Baldur's Gate. Non ho capito, scusate però. Scusate. Non ho capito. Voi lanciate peggio frecce perforanti. Ma cosa è debole lui? Ma devo ancora continuare a fare la compulsione di Karsus io? O non c'è più bisogno? Sì, ma ditemelo prima. Ma ditemelo prima, è inutile ormai. Cioè, rifaccio la fight da capo. Intanto salvo questa, però rifaccio la fight da capo e la gestisco meglio. Sono morti tutti. Ce la farò mai da solo. Buongiorno Mari Mordix, cara, come stai? Facciamo un SEO anche a lei, per favore. Seguitevi tutti, ragazzi. RIP, sì, infatti, RIP. Non mi avete spiegato. Beh, tanto vale morire anche con lui a sto punto. Ma ste cose per terra non l'ho capito. Gli fa male se distruggo tutto? Ma proviamo. No, non è servito assolutamente a nulla. Vabbè, andrà a finire male. Zero, che devo fare? Scusate, 0-0 mi toglie. Colpo illuminante. Raga, devo usare sempre il colpuzione di Karsus. Piccolo risè, modità un'ora, il cervello diventa immune ogni turno e tipi danno che gli ha fatto il turno prima. Ottimo. Piccola curiosity. Questo lo devi vedere su internet, Senku. Bastide rinascere tutte le cose di cura, già qualcosa. Ok, allora. Io vado di disimpegno con lei. Tento di andare qua dentro. Non ci riuscirò. Perfetto. Maschio. La Ezel è bella che è morta. Ce la farò mai. Però una volta che sto dentro non mi seguono più i nemici, vero? Qualcuno che mi dice cosa devo fare dentro contro il cervello per colpirlo? Grazie. Tanto c'avevo due in invisibilità, manco uno. Due ce n'erano. Sono morto già. Non mi colpite ancora.
Dai, resisti. Resisti, Orfeus. Niente. Morto strano. Sembra che viene dentro, ma no. Addio, Orfeus. 55, proprio per fargli del male male. Ok. Questi che difendono. Quello scudo non ce la farà mai, stordita. Non ti seguo nemmeno, ok. I suoi stati. Ciao, morti tutti. Aiuto. Tu sei morto, è inutile mi fai vedere tutti quelli morti, dai. Andiamo avanti. Andiamo avanti al mio personaggio, per favore. Ok. Chi è questo? Cos'è questa entità strana? Ah, questo è da dove sono arrivato io. I suoi status, non c'è scritto niente, sono solo catene di Garsus. E ritorsione psichionica. Non so come colpirlo, ragazzi, questo. Devo usare questo, la compulsione di Garsus, forse. Di fianco a lui. Andiamo di fianco. Ok. E a Dodelux con Taruto? Black Sheep, quella luce... grazie per il follow, Black Sheep. Pecora nera, benvenuto. Quella luce ti toglie la piastra al turno successivo. Ho capito, grazie, grazie. Hideki è zio Hideki adesso. Sei... anche tu giochi a Baldur's, immagino, Black Sheep. Senti, mi stai dicendo come sconfiggere il mostro finale. Benvenuto, benvenuto. Allora, calma, calma. La fight probabilmente la dobbiamo riprovare, però... però... almeno capiamo... capiamo come agire, ok? Capiamo come agire. With haste. 100. Ok. Benvenuta? Sei una ragazza? Sei Delux, c'è il sentore che Black Sheep è una ragazza? Non lo so. Potrebbe anche essere un pecorone. Un pecorino. 975 è l'anno di nascita. Tante volte. Ho messo là che è neutra. Zio Idegone, sì. Una cosa divertente. Se muore potete da onore, gli dà la possibilità di terminare la run. Oppure di continuarla. Un'altra difficoltà. Il gioco ti dice: termina la campagna con onore. Oppure continua la campagna senza onore. Ah, ok. Non sapevo con questa cosa. Tanto mi hanno fatto fritti tutti. No, sono un pecorondi. Ancora sono sicuro con pecorondi. Ok, un vuol dire maschio. Ok, se no diceva una pecorona. Vediamo un po'. Ok. Praticamente ti tira addosso il mondo se perdi. E se perdi e poi continui ti insulta pure. Ah, ok. Sembra giusto. Coro Oscuro è morta anche lei definitivamente. È rimasto solo Taron dentro. Ok. Posso colpirlo forse? Provo un attimo. Certo, colpisco con lui, gli fa tanti danni, ricordiamo. Essendo un Illidid magari. Proviamo un po'. Colpo critico, gli ho tolto pure abbastanza, eh. Non male, gli ho tolto un po' di cose. Sì, ma il problema, scusate, domanda per chi ha finito il gioco, come Shiron e Black Sheep, ma... se ora mi sono morti i personaggi in questa fight, nel finale non me li trovo più? Per caso? Cioè, faccio il finale senza i personaggi? Sarebbe un po' di... sarebbe un po' bruttino, magari. Risuscitalo in tempo per chi fai mancato, signore mio. Li trovi, sì, ce l'hai, grazie, grazie. Mi date 50 punti sia Black Sheep che Shiron, per favore. Mi stanno aiutando. C'era anche qualcun altro che mi sta aiutando. C'era anche Luca Zack. Ecco appunto, occhio che ti crolla il pavimento sotto. E dove sta il coso? Anche a Luca Zack, per favore.
Cioè, questo coso. Questo coso qui, a chi sta puntando esattamente? Dai, io vado un attimo di qua. Anche allora. Allora. Cosa gli posso fare di attacco brutto? E guarda quanti ce n'ho qui. Ma se gli faccio questo, con pulsione di Karsus. Già fatto. Estrarre cervello. Botomizza una creatura vicina. Però io di senso. Non ristordire i tuoi sensi. Che posso fare questi attacchi brutti? Anzi, da palcoscenico. Deflagrazione concentrata. Questo qui. 27 soltanto, io ho tolto. Non ce la farò mai. Vedi che illuminato il terreno, devi andare dove è scuro. Ops, la mano cade sotto. Aia, aia. Ecco appunto. Ho capito. Ricarichiamo. Voi non avete visto niente, eh? È ancora in vita il mio personaggio. Tu non hai visto niente. Allora, mannaggia, ho tutta sta storia. Salto, salto. Ma se mi toglie poi tutte le cose riesco a sconfiggerlo. Ci provo ormai. Ormai ci provo. Ancora scuro, ancora viva. Se volete, allora scegliete voi. Facciamo la poll. Facciamo la poll. Ciao Blazing, come vanno le cose? Faccio una poll. Sondaggio. Sondaggio. Rinizio la fight. Sì. No. Avete 2 minuti di tempo per votare. La faccio meglio, se riesci arrivi che ti manca un supporto solo dove stai. Ok, perfetto. Poi lancio le frecce. Votate, votate. Inizio la fight. O procedo un attimo con questo e ci provo. Quindi disimpegno. Ok, Blazing. Spero stai bene. Come ti senti? Il buon Blazing ha perso la nonna in questi giorni. Stai vicino alla famiglia, mi raccomando. Intanto in 4 hanno votato no alla fight. Oh, attenzione che è ancora vivo. Feus. Ciao Porto, come stai? Adesso al caro Porto. Grazie, Decon. Cuore oscuro andata. Sto a fine gioco, caro Porto. Ma invocare gli alleati? Io perché non lo sto facendo? Qualcuno mi spiega perché io non sto invocando gli alleati? C'ho 3.000 alleati e non li sto invocando. Qualcuno me lo può ricordare questa cosa? Non trovo niente, ecco, perfetto. Non so cosa sta succedendo, è dietro tutto buio. Buongiorno Rob. Attenzione che c'è ancora Orpheus qui che potrebbe entrare dentro. Faccio un F5. Te l'avevo detto, eh sì. Ma poi è solo cuore oscuro puoi evocarlo. Cioè non lui. Allora, invisibilità. Ok, curate pure magari. E vai qua dentro. Allora, Orpheus è riuscito a entrare dentro. Io ho ancora un po' raffreddato, influenzato, porto. Io sono nell'ombra che contemplo. Ciao Blazing, grazie che sei passato. Nonostante la giornata è quella che è. Buon proseguimento, fammi sapere com'è andato.
Mi sale l'ombra e contemplo di sonno il senso dell'esistenza. Perfetto. Seguite tutti, eh. Tutti tranne Orpheus, perfetto. Ma li posso evocare qua dentro gli alleati, no? Comunque mi ha illuminato proprio il punto qua. Quindi adesso provo un attimo ad andare qua, dove non è illuminato. No, dentro no, perfetto. E gli alleati potevano venire dentro. Ciao Gigita. Come stai, caro? Un SO alla cara Gigita, andiamola a seguire, per favore. Non so che danno fargli a sto coso. Questo è 38 e abbiamo tolto. Perché mi ha tolto 20? Mi ha tolto 20, ragazzi. C'ho manco la cura io. 4 turni mi fai tutto il danno che gli manca. Ma il bello è che me le fa pure lui a me il danno, quindi la vedo un po' dura. Ce la farò mai. Robe sta bene con Fantacalcio, vediamo. Dentro posso andare solo i protagonisti e Orpheus, ok. Curati perché fa un contrattacco. Ma non c'ho. Non me lo fa usare. Attacca. Dopo mi curo prima e poi attacco. L'esercito di fuoco ci aiuterà sicuramente. Aia. Aia. Allora Orpheus, aiutaci da dovunque sei. Posso colpirla a mani nude da qua? Se può andare. Raga, devo rimanere qua per forza, ma non posso colpirlo da lontano adesso. Allora, tu curati, fai contrattacco, e poi possiamo velocità che c'è, che aiutano a fare più turni, più attacchi, ok. Peccato che c'ha tutti la Ezzel, mi sa. Pozione di volare. Pozione di velocità. In realtà con tutte le invisibilità che c'ho potevo darla a tutti per arrivare qua dentro prima, cioè. Volendo se poteva fare, insomma. Giocarla meglio, diciamo. Velocità non ce l'ho. Pozioni, altre pozioni posso usare. Non puoi saltare, saltata la corrente, perfetto. No, non potevo saltare in quel momento. Se avete altre idee su cosa usare, visto che ho 1,5 miliardi di pergamene, blackout per Gomu Gomu. Sì, ma io come. Allora, il salto lo posso ancora fare. Sì, vabbè, mi contrattacca ogni volta. Mi scordo di usare la pozione. Ok. Niente. Nel caffè per riprendermi che mi riprendo dall'assordimento. Vai, buon caffè forte. Per un sect. Non ce la farò mai in questa fight, vero? Si è ripresa, ok. Allora, se mi organizzo meglio l'inventario dopo, secondo me ce la facciamo. Tutti in visibilità, che andiamo là davanti. Porta dimensionale, dove possibile. Perché non posso usare niente con lui? Perché non c'ho più i punti kill, là. Non posso manco. Usa la cosa che recupera i punti key. Posso fare niente, raga. Cioè, posso solo colpirla a mani nude e basta. Cioè, nulla. Cioè, ma neanche. Neanche colpirla a mani nude. Cioè, ho portato un personaggio con me, inutile. Vabbè, raga, che devo fare? Oh, cioè, è andata sta male sta fight fin dall'inizio. Non so, vedendo in cui gli altri sono bestie e giocatori. Quando io pozione riusciamo a entrare tutti e quattro. No, ma vale che inizio da capo.
Tanto vale che iniziamo da capo, ragazzi. Allora, tanto ormai è andata, no? Non è che non volete provare a colpire ancora con Tarold, ma 2.44 non ce la farò mai. Allora, riproviamo da qua, dall'inizio. Però vedo se posso dividere l'inventario. Vediamo se mi fa. Mi permette di spostare le cose? Allora, velocità. Velocità. Pozione di velocità ce l'ha, dovrebbe averlo la Ezel. Ok. E questa è la cosa giusta. Poi. No! Invisibilità. Invisibilità. Elisir di vedere le pozioni di invisibilità. Pergamena di invisibilità. Allora, ecco qua. Taron già ce l'ha. E separa oggetto 1. Dove sta l'altro? Sparito l'altro, ok. E uno a Gale. Ok. E poi le altre manette per raccomando tranne l'orso gufo, perché se muore piango. Va bene. Pozione di invisibilità. Poi le cose di invisibilità. Pergamena di invisibilità superiore. Ok. Tra l'altro potrebbe pure mangiarselo Gale, uno così. Sì. Così lo potrebbe usarlo sempre. E invisibilità. Ce la possiamo fare. Allora, pergamena di invisibilità ce l'hanno tutti. Allora, separa oggetto. Lo diamo alla Ezel. Ok. Lei c'ha anche un'invisibilità dall'anello, perfetto. Ok, questo è già qualcosa. F5. Poi, che altre cose posso fare? Che altro ciò che mi può aiutare? Allora, intanto con lui uso. Alla fine di ogni turno scompare nel pianetario. Pure questo. Proviamo un attimo. Slow down. Scatta ancora. Ma il problema è che sono. Mi vedono così. Ah no, sbagliato. Devo fare invisibilità se non mi vedono. E poi evoco alleati a manetta. Prima di finire il turno. Magari. C'ho anche porta dimensionale con due personaggi, ricordiamo, eh. Allora, invisibilità. Poi uso levitazione, visto che è Illidid, usiamo la sua abilità. Usiamo scatto. Ancora scatto. Evoca alleati. Non posso più evocarli, caspita. Che non faccio la. Non lo faccio mai, vabbè. Poi con lui facciamo portale dimensionale con lei. Non può essere mosso con la forza? Che senso? Non posso usarlo? Buon pranzo, Pega, buon pranzo, caro. Sei diventato mid flagello? No, proprio flagello intero, penso, solo mid. Cioè, la Ezel non lo posso portare in giro? Vabbè, deciso così. Ok. Con lui vado avanti. Passo velato lo uso dopo, casomai. Allora, lei facciamo proprio l'invisibilità e basta con lei. Invisibilità pura. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Tranquilli.
facciamo fare tutto il giro della terra. Azione bonus l'aspetto per il cervello, che dite? Ok, invece lui è rimasto da solo. Lui è rimasto da solo, quindi possiamo fare... Potremmo fare... l'invisibilità do staff quando serve. C'è anche portale dimensionale, però non può farlo da solo, mi sa. Poi dice fino a un alleato, quindi... No! Teletrasportato vicino. Sprecato la cosa. No! Che fai, eh? Che faccio? Non so manco io che faccio. Ho fatto una stupidaggine. Ma fa tutto perfetto, ho fatto. La rifacciamo, va. Devo salvare ogni volta che faccio bene una cosa, sennò... L'Ezel si può trasportare perché è forte. Non si fa teletrasportare con la forza, manco dall'alleato. Allora, ricominciamo. Ok. Levitazione. Scatto. E questo è andato a buon fine. Salviamo. Poi termina turno. Allora, lui si porta via cuore oscuro, portale dimensionale, e lo spostiamo qua. Ok. Andiamo avanti. E proviamo la raffica di pugni. Ci arrivo, perfetto. Ottimo. Faccio termina turno. Poi lui. F5. Siamo in F5. Poi lui. Portale dimensionale a se stesso. E andiamo qua. Perfetto. F5. Ci muoviamo. Non so che posso lanciargli qualcosa nemico sopra, però non mi pare. Fino a dove posso andare? Posso anche saltare. Ok, termina turno. La Ezel. Posso fare invisibilità per lei. E poi andarmene via a saltellare felicemente. Ok. On the move. Quei tentacoli che escono fuori anche se mi avvicino invisibilità sono inquietanti. Ok, stavolta è andata bene. F5. Allora, adesso cuore oscuro. Se io divento invisibile e poi curo, mi si esce fuori. Qui c'è 300 cose, ombra morbida. Casomai divento invisibile dopo. Adesso facciamo fuori questo, però. Facciamo fuori questo. Che è resistente a fuoco. Quindi posso fargli un dardo tracciante. Di livello 4. Dai, 70%. Ah, c'è lo scudo. Caspita. Aumentiamo la bassa armatura. Vediamo che succede.
Naturalmente non ho invocato neanche un alleato, ricordiamo, perché so fetente. Aspettate, scusate, carica partita. Devo evocare qualche alleato, ragazzi, se no non ce la faccio. Apriamo un attimo qua. Se non evoco manco un alleato, cioè, a finire male poi. Evoca, evoca, grazie Nog, mi incoraggia l'evocazione. Allora, quindi ho fatto così, ero andato di qua. Però posso evocare effettivamente, lui ha già usato le azioni. Infatti. Perché se usi troppe cose. Termina tutto. Ok. Poi, invisibilità. Ok, evoca alleati, posso farlo. Vedi, se faccio invisibilità non mi fa fa niente. Quindi alla fine, vabbè, va bene così. Non posso fare niente. Ma dove va? Muoviti, mi mette pigliano. Forse solo cuore scuro posso evocare qualcuno. Vediamo un po'. Evoca alleati. Allora, signore dei vampiri, vai, Astarion. Ti evoco qua. Dai fastidio a tutti. Eccolo, va. Si è portato mezzo mondo dietro. Bravo Astarion. Bravo Astarion. Quindi un'evocazione l'abbiamo fatta, dai. Come ci pensano loro, vai. Sì, fate fuori questi, così entriamo tutti quanti tranquillamente. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, buongiorno Peppo, facciamo un SO al caro Peppo, per favore. Come stai? Qui sarà la battaglia finale. Contro incantesimi. Siamo alle battute finali. Grazie per doppio SO pre Gigita, che cara che è. La cara Gigita. Un giorno riuscirò ad averla come mia moderatrice. La VIP che supera il mod. Ma tu dovresti diventare moderatrice. La seconda moderatrice del tartino. Prego Peppone. L'incoraggiamento, grazie Foggone. Fanno tante bit di incoraggiamento. Apprezza lo spettacolo. L'incoraggiamento. Apprezza che sto tentando di resistere e di applicare un minimo di strategia a questo gioco. Sta succedendo qui sul lupo mannaro, come sta combinando? Aia, che male è bello fatto lì. Ehi, addirittura. Ma stanno buoni, stanno tranquilli. Questo è qua, io quasi, scusate, quasi morto, ma non abbastanza morto. Buongiorno caro Pietro, un SO al caro gamepad per favore. Come stai? Mi sto tentando di resistere. Questi nemici. Si attaccate gli alleati, bravo, non attaccate a me. Addirittura. Oh, questo ha fatto male, questo ha fatto male, quello scuro sta morendo. Questo sta facendo male. Ma prima il drago non ha fatto niente. Grazie, grazie, grazie. Così faccio la sfera Genkidama. Grazie. Ok. Allora, adesso ok. Adesso faccio una cosa bella. Taron, dove sta Taron? Scusate. Sta qui. Quindi adesso io faccio una barriera. Una barriera con Orpheus per proteggere chi ci andrà all'interno, cioè proprio il nostro Taron. Il bersaglio è troppo lontano, avviciniamoci.
mettiamo qua. Vabbè, proteggiamo anche quell'altro, non fa niente. Ok, e ora facciamo un po' di pugni. Abbiamo un po' di mani pugni. Io ho i pugni nelle mani. No, mi sono curato e mi sono perso anche i pugni, perfetto. Datemi, tutti dentro al globo, tutti dentro al globo. Tutti dentro al globo. Ah, non ci posso andare. Non ci posso andare. Ah, ma questo è Gale, no, fermi, fermi. Gale può anche morire male. Ah, no, se andiamo tutti dentro al globo ci proteggiamo, dici tu. Allora, prima facciamo così. Danni di fuoco. Danni di fuoco. Così. No, questo perché è dentro la barriera, caspita. L'ho messo io dentro la barriera a questo. Vabbè, proviamo, dai. Doppio attacco, 9. Invulnerabile, perfetto. Lui è dentro. Lui è dentro, ci abbiamo fatto. Dai, dai, dai. Ce la possiamo fare. Ecco l'Ezel, pure lei viene piano piano dall'altra strada, ovviamente. È invisibile, quindi va benissimo così. Scatta. Scatta, scatta. Stagli pure vicino a quell'altro, manco se ne accorge che ci stai. Potete fare pure un passo velato per velocizzare la cosa, che dite? Bellissimo. Ha perso l'invisibilità, caspita, no! Ho fatto un errore. Non pensavo che perdeva l'invisibilità. Pensavo, faccio, aspetta, faccio azione impetuosa. No, c'ho pure in memoria. Sì, ma devi saltare però. No! Perché non va avanti? C'ho lo scatto però, aspettate. Ce la faccio, ce la faccio. Tutti dentro, tutti dentro. Ah, mi attacca! E vabbè, la dite per cattiveria però questa. Ok. Ok, solo lui doveva arrivare e ancora non è arrivato. Va bene. Ok. E ora facciamo quello per cui siamo nati. Ok. È iniziata la compulsione. Critico con attacco di opportunità, che sfiga, sì, infatti. Solo che mo c'ho cuore oscuro che mi sta malissimo. Facciamo una guarigione su di lei. Come deve rimanere in vita per curare l'altri. Adesso lui è lei è l'unica che non sta nella barriera, ragazzi. È l'unica che non sta nella barriera in questo momento. È molto a rischio quello scuro. È molto molto a rischio. Sono tutti invulnerabili qua dentro. Povero illuso. Buongiorno, Nabone, adesso a fare Nabone, per favore. Seguitevi tutti, mi raccomando. Ma poteva farmi qualcosa come stavo là dentro, cosa meno. Grazie, Gigita. Seguitevi, seguitevi. È inutile che mi scattate verso di me, ormai è fatto, ho vinto io, forse. Basta non mi attaccate quello scuro, poverino. Prendi di te, imperatore. Mi rompe le scatole. No, lasciatemi stare cuore oscuro. Mamma che botte mi hanno fatto. Ammazzato il lupo loro, va bene. Era mio, ma l'hanno preso. Io non ho evocato gli alleati, regà. Mi scordo sempre di evocare sti alleati, caspiterina. Oh oh. Che botta. Mo tocca a noi però. Tocca a noi però mo. Tocca a Gale. Come l'ha imbastita con quel globo, eh? Hai visto, sì? Non posso evocare nulla con Gale perché è scemo. Mannaggia lui. C'ha solo attacchi stupidi. Faccio una folata di evento a questi. Che dite? Si vanno di sotto. Yeah.
curiamoci pure, visto che ci stanno. Ok. Magari separiamoci un pochino, perché ci stanno colpendo male tutti. Ok, siamo dentro. Sì, è pari a zero. Vabbè, l'importante è che ti godi il finale, Gigita, se riesco a vincere. Sta andando meglio con la fight finale. Oggi concluderemo. Sarei contenta di sapere, Gigita, che forse riprenderò Kingdom Hearts il fine settimana a posto di Baldur. Ogni tanto controllate i punti per ricevere il VIP, perché secondo me da buone può essere che ha raggiunto i punti, a forza di lurcare i punti per diventare VIP. Fate punto esclamativo punti. A 5.000 punti vi metto il VIP. Appena è dentro di tutto, almeno al cervello, hai visto? Hai visto, bro? Bentornato, caro. Sì, siamo con le battute finali. Siamo alle battute finali. 1090, stai un quinto c'hai, Pietro. Un quinto di cui. Se usate il potere dell'Urk vedrete che. Oddio, chi mi è morto? Non è. Ah, ok, non è quello scuro. Ok. Andiamo, tocca a tutti gli altri. Kirema resiste. Ho evocato altri alleati perché sono incompetente, ricordiamo. Speriamo bene che resistano a tutti questi attacchi. E nessuno entrerà qui dentro, arrivato. Mannaggia, oh. Lasciatemi fare tutti storditi, stanno. Aiuto. Ah, lasciatemi in pace. Troppi nemici. Poche evocazioni ho fatto. Ho sbagliato tutto. Mancato, perfetto. Dai, starò finendo i nemici piano piano. Manca solo il drago rosso che toglie un sacco di vita. Eccola là. Lezzer mi hanno fatta fuori, Lezzer, mannaggia. Non me la curo. Con cuore oscuro se rimane in vita. Gegita c'ha già i punti. Si era già diventata prima, ma ha anche i punti per essere VIP. Alla Ezel è ancora viva. Io però entro dentro con Gale e via. Anzi, prima evoco gli alleati. Così lascio qua. Balsamo della guarigione, mica male. Fino a 6 alleati vicini. 1, 2, 3, 4. Siamo 4 rimasti, no? Ok. Andiamo di guarigione suprema, vai. Ok. Entriamo tutti, entriamo. Entriamo. Gale è entrato. Gale è entrato. Dai. Dai ragazzi. Forza. La Ezel pure. Direi che non fa complimenti. Entra dentro. Tanto non mi seguono. Lì crolla però. Crolla quando, scusa? Non era illuminato prima? Ma ho salvato prima. Non so se ho salvato prima. Vabbè, dopo ci riprovo. Lì crolla però. Grazie Luca. Grazie. Gale muore. Ok. Ricarichiamo. Ah. Mi accorgo di niente. Oh, fraffone! Benvenuti! Andate a seguire il fraffone. Se ho shoutout, fate. Moderatori! Come sono i moderatori? Bentornati Riccardo e Zarco. Stiamo alla fine di Baldur's Gate. Non so se è spoiler per Lord Fraffi. Ma dove sono tornato? No, regà, aspetta. Io ho salvato. No. Caspita, così lontano sto. Dai, Gale muore. Non fa niente, Gale muore. Il salvataggio è troppo lontano. No?
Gale è morto, non fa niente. Siamo allo scontro finale, siamo. Benvenuti a tutti, come state? Ricordino, Zarcone, fatene SEO anche a me dal Zarco. Grazie, grazie. Ok, dicevamo. Ok, Gale l'abbiamo. C'è morto, perfetto. Allora, ma riesce a salvare un qualche porto dimensionale? Se arriva Orpheus, sì. Oppure potevo spingerlo di sotto con lui, però. Allora, vediamo un attimo che altri mostri c'ho. Defragazione mentale. Un po', ma non sto guardando. Anzi, te lo scappo subito. Scusi, se non rimango mal di testa. Ah, tranquillo, tranquillo, Fraffone. Così non ti spoileri neanche. Non so se ci sei arrivato qua. Grazie per il raid, Fraffone. Guarisci, prenditi una medicina. Grazie ancora. Estrarre cervello, non posso farlo purtroppo. Estrarre cervello. Raggio accecante. Allora. Oh no, caspita, pensavo che mi faceva l'attacco. Niente. Perso un attacco. Ma qui mi ha invocato? Ho detto two faces. Rimasta solo cuore oscuro fuori e l'amico fisso. Cuore oscuro proprio la stanno proprio bullizzando in questo momento. Orpheus dove sta? Quando tocca a lui? Aia, che botta, guarda. Mi stava a finire male qua, devo evocare qualcuno per... Vabbè. Sono gli abissi oscuri. Bentornato Senku. Seguite anche il caro Senku. Anche una pergamena volendo. Di cosa? Una pergamena di cosa? Che botta. Tanto mi è morto. Chi è che mi è morto? Porta dimensionale. Sì. Ce la dovrei avere, infatti. Se mi muore Gale, ricarico un attimo e provo a salvarlo. Tanto è morto Orpheus, mi sa male anche. Però posso risuscitarlo con quello scuro e andarmene via. Oh, arriva il Nautiloide, aiuto. Oddio, che sta a fare il gioco? Che ha deciso? Tanto l'Ezer, eccola qui. Sa che Gale è andato, ragazzi. Però posso risuscitarlo perché sta qui, sta qui. C'ho la mappa pergamena di rinascita, ok. Un bel salto qua. Salto Kitianki. Però non me lo fa. Non me lo fa salvare subito. Perché non mi fa fare la. Non me la sto giocando molto bene questa cosa. Non mi fa usare gli attacchi. Va bene. Allora, se lui gli facciamo una pergamena di rinascita a Gale. Ok. Lancia incantesimo. Ok. Però poi si deve pure guarire perché sennò va a finire male qua. Allora, adesso facciamo il nostro dovere qui. Non lo mancare. Eh sì, ma mi è rimorto di nuovo, caspita. Aiutalo. Devo pure guarirlo però, sennò ogni volta va a finire male qua. No, ragazzo, gioca sto gioco troppo. Posso usare l'ampolla di ferro contro il cervello? Per guarire Gale, sto sprecando i turni. Colpo critico! Zitti, zitti. Zitti, zitti, ho fatto un colpo critico. Allora, cuore oscuro. Tu una cosa sola devi fare. Guarì tutti e scappà. Ce la fai?
Entra dentro. Mi sa che Orpheus però non l'ho... Devo guarirlo meglio, vabbè. Guariamo tutti. Come facciamo a scendere di sotto con lei, secondo voi? C'è un modo per scendere sotto con lei? Gale un po' si è ripreso a 13. Noi faranno tutti fuori Orpheus. Orpheus è rimasto là, spaccando delle gambe e saltando. Ok. Salto e becchi danno, grazie. Il salto della fede in 3, hai detto. Mi aggiungete 50 punti a Luca, Bro e Senku, per favore, con cuore oscuro, sì, sì. 50 punti a Luca, Bro e Senku. Grazie. Il salto della fede. Cioè, ogni volta fa su e giù sto gioco, ma dico, ma rimani nell'altro mondo, dove sta a far venire crisi. Rimani qua e via. Ecco. Ciao. Forse devo usare portale dimensionale con lui. Orpheus è rimasto lì, vabbè. Caduta morbida, volendo, è vero, ce l'ho pure caduta morbida, da qualche parte. A chi? A Luca, Ambro e Senku. Luca Zack e Ambro e Senku. Sì, sì, mi sottometto, tranquillo. Ecco, poi ha marchiato la parte di mappa là. Ce la facciamo a fare i 200 danni? Un tempo. Con la HUD. Tanto questo mi sta distruggendo. Cioè, ci sono solo 3 tu. Sì, ma Gale, ragazzi, non sta facendo nulla. Cioè, non può fare magia, non può fare nulla. Cioè, che senso averlo portato qui? Ci ho sfregato i turni pure per recuperarlo. Cioè, che è servito? Grazie, grazie, Dufesis. È servito a nulla sta cosa. È silenziato. Se qualcuno non lo cura rimane così. Dove? Cuore oscuro, forse. Si sa che cosa c'ha. Vabbè, allora tu vieni qua. E cominciamo a fargli tanto tanto male, ti prego, tanto tanto male. Uno. Quinti morire infernale. Mente distratta, ma non mi fa altre cose però, caspiterina. Un lato della morte. Intanto curamosi un altro po'. Cioè, ha fatto fare un attacco solo, ma ha fatto fa. Ditemi voi. È triste, cosa è triste. Gale è triste. Non ce la farò mai in tempo a fare abbastanza attacchi. Poi fa pure mancato. Sembra giusto, no? C'è qualcosa che lo può perforare, qualcosa. Questo. Tolto 20 soltanto. Colpo perforante. Non si è sanguinolento neanche. 105 gli rimane. Manco tanto. Non ce la faccio per poco. Per poco non ce la faccio. Potrei entrare di corda. Pozione di velocità, è vero. Con la Ez lo devo fare. Dopo lo faccio. Pozione di velocità. Allora tu. Tu vieni sotto, ma non può ferirlo da qua. F5, salviamo un attimo. Non può ferirlo da qua lei? Scusate. Mi sa di no comunque un po'. Ma no. Ho preso pure gli altri, fermate. Beh, non volevo ammazzare tutti però. Non era mio colpire tutti. Potrei anche fargli il guardiano della fede, che messo qui troppo in basso, bersaglio troppo lontano, troppo in basso.
No, facciamo una cosa da lontano in modo che in caso lei rimane in vita. Danno radioso. No, guardiano fa più attacchi. Basta che sta rimane lì. È un sacrificio da fare, chi? Buon pranzo, Gigita, grazie cara. Per la compagnia. Ti perderai il finale allora. E per questo! 24, bravissima. Cuore oscuro, hai fatto il tuo dovere. Maschion! F5. Grazie per l'urcheggio tattico, grazie cara. Ben apprezzato. Tanto l'ha distrugge tutto, ce la dovremmo fare. 81, ce la facciamo. Dai, dai solo 81. Dai solo 81. Dai solo 81. Inaridire. 77 su 81. Gli ho tolto, regà. 77 su 81 è bellissimo. Cioè, uso pure la pozione della velocità. Per essere sicuri. A sfregio proprio. A sfregio. Tiè. Vantaggio 99%. Vai, dai che è fatta. È fatta. Grazie, questo viaggio meraviglioso. Grande Tara. Grazie per i gettini. È stato un viaggio meraviglioso, da quando siete entrati in community. Imploro pietà. Come ricalcolo? Ma qua, mo implora pietà questa. Ma va, va. Ma vai proprio, vai. Dillo, Lezal, dillo. L'unico che parla un pochetto qua in mezzo. Ah, possiamo diventare l'assoluta, così. Plot twist finale. Non avere pietà. Ordinagli di morire presto. Ordinagli di morire presto. Sembra giusto. Senza pietà, esatto, Black Sheep. Conquista. Domina il cervello, diventa l'assoluta, conquista il mondo. Odia il cervello, distrugge i girini e poi se stesso. Vabbè, no, no, ma non so un conquistatore del mondo, raga, dai, sì, no. Fatelo su YouTube. Ordina il cervello di distruggere i girini e poi se stesso. Gloria, gloria. Sì, finito, Bradipone. Seguite il caro Bradipone. Terminati, terminati. Non vi ho fatto scegliere a voi perché lo voglio. La mia posizione è quella. Finito. Grazie, Bradipone, per i bettini. Seguite il caro Bradipo, per favore. Grazie, Daikone. Com'è andata la maratona dell'affiliazione, Bradipone? Godiamoci questo finale. 140 ore dopo, 140 ore dopo. Giocatore 15-0. Seguite tutti. Ah, continui la maratona? Delle scelte. Con la corona. Grazie, grazie Blasterone, gentilissimo. Seguite anche Blasterone, mi raccomando. Perché ci vuole un po' di festeggiamenti, regà, oh. Giorni e giorni buttati dalla mia vita, oh, cioè. Per il finale. Tutti a spoilerarsi qui, eh? Grazie, grazie Blaster. Il ex capotreno per sempre. Icona viola per sempre. Oh no! Mi viene in faccia. Video nel gruppo Telegram, ragazzi, se non ci siete. Grazie di Fesis. Mamma mia, botta che davo. Mamma mia, nell'acqua fino. Povere barche. Uno mentre festeggia che abbiamo vinto, gli cadono le cose in testa.
Ciao Shiron, grazie, grazie a te. Ci becchiamo da te poi. Spero di fare la seconda. Prossimo gioco, mo mi riposo da Baldur's Gate, direi. Seguite anche Shiron, mi raccomando. Penso passerò a Kingdom Hearts prossimi fine settimana. Così muori, muori mentre... Un bel finale, comunque, bel finale, dai. Ah, finalmente qualcuno che aiuta, non mi dire. Qualcuno che aiuta, si ribellano. Oh, finalmente, anche l'umanità, l'umanità, non lo dico. Oh, chi era questo? Non si sa, vabbè. Grazie, Devone. Oh, via, via. Mentre sono distratti, benateli, ammazzateli tutti. Questa col forcone, via, lì allo 99. Grande, grazie Jaira per il contributo in questo finale. Ovviamente Jaira a me mi è morta, non era lei. A me mi è morta Jaira. Oh, Cal, salve. Sono appena in tempo per il finale. S.O. al caro Cal, per favore. Kale, anzi, Kale. Non ci credono che l'ha ammazzato uno di questi. Beh, un bel finale, va, che tutti sconosciuti che si prendono proprio libertà. Beh, ha contribuito a bruciare due quest, sì, esatto. Ah, contribuito alla causa anche già io. Così commovente, quasi. Non ho mai empatizzato con gli abitanti, però beh. Esatto, è vero, ho sacrificato per il bene comune. Sacrificato per il bene comune. Siamo tutti? Tutti interi? Ho evocato solo due alleati dei 300 che c'avevo. Ah, hai scelto il potere, Senku, eh? Senku World, giustamente. Sì, proprio a Madre Gith, lode. Tu sei stato inutile. Just like Mizora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. It's over. It's truly over. Against all odds, we cured ourselves. Free from the parasite, free from the prospect of... Io ci sono diventato, però. Io ci sono diventato, sì, sì. Siamo alla fine. Alla fine. Ne so a caro Nick Hour, per favore. Your present form is but a sign of your gallantry. Non sono consigli del tuo valore, va tutto bene. Mi piace ciò che sono diventato. In effetti sono diventato più potente. Ho fatto quello che era necessario. È stato molto insensibile da parte tua. Bellissimo. Bellissimo. Beh, ho fatto quello che era necessario. Dai, su, dai, questo è questo. Seguite, seguite. What you have done today will start a fire that rages across the astral plane. Va bene, sì, sì, onoratemi per sempre. Ah, tutti i miei personaggi. Finalmente, tutti insieme. Sì, abbiamo capito che è meglio. Non sono un Illidid, mi sono trasformato solo per aiutarvi. Mi trattate come un Illidid, per favore. Non era morto, chi? No, ah, no, era morto nella fight, però non valeva come morto, diciamo, in quella fight. Allora, il più grande litigio di questa terra, assicurati che la tua gente lo sappia. No, preferirei essere ricordato perché era un tempo. Il secondo, sì. Non ci sarei mai riuscito da solo. Quando ricorderete di me, ricordate anche i miei amici. Sì. Che il tuo popolo sappia, i Mindfly non sono tutti uguali. In tutta onestà, avrei voluto convincere te a farlo. Bellissimo. O la 2 o la 3. Ma dai, facciamo gli altruisti fino alla fine. Ricordatevi anche dei miei amici. Oh, Naobi, ho finito Baldur's Gate. Andate a seguire Naobi, deve raggiungere l'affiliazione, ragazzi, per favore. S.O. Naobi, seguitelo tutti. Forza. Fatemi sapere che ha avuto un po' di follower, per favore. Seguite, seguite, caro Naobi. Grazie. Seguitelo, per favore. Roger, bravi.
Tarone, chat, io stacco e qui la flotta è arrivata. GG la vittoria, buona domenica a tutti. Ciao, Idegone, grazie a te per la bella moderazione stamattina. Grazie. Finito, sì. Ecco, questo Nabi si commuove. Non devi lanciare i bicchieri, io faccio con piacere. Mandarti già. Grazie, caro. Eso Two Faces, cioè il tuo nemico Naubi qui ti ha tolto il secondo posto dei bittini. Ritardo, allora me ne ho accorto. Ok, ha seguito tutti, ok. Non ci sarei mai uscito da solo. Quando vi ricordate di me, ricordatevi anche dei miei As amici. you wish, my savior. Sì, è lui, è lui. Commovente. Commovente. My people are leaving, and I must leave with them. Come, Lazel. Vieni, Lazel, tipo gli elfi del Signore degli Anelli che partono e se ne vanno in dimore migliori. Uguale proprio. Tanto è finito. La tua gente ha bisogno di te, Lazel. Va con Orfeo seguito verso la libertà. Ci sta. Resta con me, potremmo crearci un nuovo destino. No, vai con loro, dai. Lezra, andiamo con loro. Ho sempre voluto stare con loro. Adesso crea un terzo account, così prendi i primi tre posti. No, Naomi, no. Cioè, ora Taro senza Baldur's, sì, se andranno, giusto? Guarda, per ora no. Mi devo riposare mentalmente. Ma un giorno potrebbe esserci. Ha detto, qualcuno mi ha detto, fai la run con Pulsione Oscura, che cambia un po' la storia. Può essere in futuro, però per ora no. Mario, un giorno con qualcuno che fa i miei stessi orari facciamo la coop. Mi piacerebbe giocarla in coop. Allora, in quel caso sì. Potrei ritornarci. It will be done. I will never be free while my people are still bound by Vlakith's chains. No, Your Must will is Watch strong, Evil Run. Rastan. Your name will be etched in our Sì, su tutte le slates. tavolette. You will be called Sulle Mlaghi, tavolette del bagno. Liberator. Orpheus, I am ready. Marca Taron le tavolette del WC. Culos! Culos! Che culos! Così ha detto. Grazie, Naubi, grazie. Buon pranzo a tutti che sta andando. E seguite Naubi e Blaster, per favore. Seguite, seguite. Grazie Blasterone, grazie, grazie a te per la compagnia. Per i bittini. Farewell, Gestil. Salzo, appena My vuoi, scrivimi liberator. su Telegram in privato. Taro team sempre. Commovente. Commovente. Questi se ne vanno coi draghi, sono tipo quelli di Game of Thrones, quelli, gli With the amici dei draghi. Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. Grazie Blasterone, grazie ancora. Puoi arrivare ai primi posti The anche very tu, mi thing you sa, sought no? to eradicate. And if not manipulation, then consumption. Consumarli? Soon you will not be able to trust yourself at all. Ah, diventerò un mostro? Monstrosity beyond redemption. Sì, Or piano not. piano. Perhaps Piano you are piano. unique among illithid kind. Perhaps you will retain enough of who Sì, you ma are sì, come to assist l'imperatore, your dai. nature. A rogue Quanto è stupido mindflayer. l'imperatore. Like the Emperor, the risk is certainly yours to take. Era più bello prima, però. Allora, cosa farai? È un rischio e sei solo tu a dover decidere se vorrai correre o meno. Cosa farai? Ora sei un mindflyer, non sei mai stato così saggio, forte o straordinario. Abbraccia la tua nuova identità. Ok. Sopravviverai, ma non dovrai, appena dovessi sentire, anche solo lontanamente, di perdere il controllo, devi essere pronto a toglierti la vita. No, devi solo fidarti del fatto che andrà tutto bene, perché a me non dovrebbe essere così. Già il terzo è carino.
o il terzo. Nessun Malfoy dovrebbe essere libero di girare in disturbo. Almeno tu chiudi in prigione. Ma perché? E rischio che altri soffrano troppo alto, togliti la vita. Mamma mia. Devi solo fidarti del fatto che andrà tutto bene. Perché mai non dovrebbe essere così? Ma sì, è il terzo, dai. You have thwarted the illicit grand design. You have defeated three chosen. Ti sei ucciso, perché? Il diritto a vivere, esatto. Poi mi farà fuori qualcuno, ma che basta, impazzisco. Your fate will be what you make of it. Now you are your own master. But it seems that Gale's mind. Ma che vuole Gale? The crown. Un po' nero, ok. Somewhere in the Gionthal. Ancora sta a cercare la corona. If I salvage the stones, I can reforge it. Basta, Gale, mamma mia. Lasciaci in pace. Cioè, lascia in pace questa storia. Would be in my hands. Fermiamolo. But what then? What would I do with it once I have it? Non lo so. Un tale potere nei destinati mortali recupera la corona e dalla ministra come ti ha chiesto, no? Perché non indossare la corona e diventare un dio o no? Forse meglio lasciarla dov'è per evitare che qualcun altro possa mai essere tentato un simile potere. Ma perché devo darla a ministra? Scusate, che vale fa a ministra? Chi è che ha votato il primo? Sì, vabbè, tutti sempre, sempre scelte che non farei mai voi, mamma mia. Io andrei proprio la terza. Spiegatemi perché dovrei darla a ministra intanto. Poi lui diventa un dio, no? Che volete vedere al finale colui che diventa un dio. Il potere, sì. Mistra proprio mi sta antipatica. Chi sta votando la terza? Il 50%. Questo l'ho visto su Dottor V. Un saggio suggerimento, visto? Is that there are things in this world far more valuable than power. Okay. Besides, growing quite fond of this merry band of ours, but I quite like to see what happens to it. I'm sure Mistra will summon me soon. But until then, Pietro, I propose we celebrate our victory the mortal way, with a drink in our hands and reckless abandon. Oh, finalmente, festeggiamo. I'll see your reckless abandon. Ecco quest'altro. And raise you unrestrained hedonism. What do you say? Because I think we've earned it. Ma è bella armatura gli ho dato a Starion. Una fine anche con cuore oscuro, no? Visto che... Che ne dici? Io credo ci sia unità. Un breve riposo e poi al lavoro. Ma Manfred potrebbe fare molte cose buone in questo mondo ed è quello che intendo fare. Mi piace. Oh, Noir. How are you? I'm in the final of Baldur's Gate. The final episode. Going out for a while, ok. Shout out per Noir Salvatore, per favore, andiamola a seguire. My unique holy English follower. Thanks, Salzo. Allora. Insomma, mi fai fare... questa città. È meglio trovare un posto da nascondermi. No, andiamo, un breve riposo. I'm a good mind flyer. Your intellect will be valuable indeed, so long as it remains uncorrupted. There are many heroes' graves that will need to be dug. Many eulogies to be written. Let's honor them, each and all, but preferably with a drink in hand. Bene, bene. Molto, molto bene. We did it, ecco, Garlack. Perché corrono verso Garlack in quel modo? Oh, che è sta outfit? Oddio, è Carla. No, sta morendo. Potevamo far diventare Garlack Illithid un letto? Forse è la cosa migliore. Cioè, tanto doveva morire lo stesso. Diventava un'eroina lei. Per l'outfit. Buongiorno DR Ghost, grazie per l'SO. Siamo alla fine. Sì, seguiamo anche DR Ghost. Perché fai duo, salto? Sei stata spettacolare al primo e all'ultimo momento. Però mi dispiaceva per lei. Almeno ho capito se lei poteva essere salvata da sta cosa. Perché poi non si è più saputo niente.
Sei stata spettacolare dal primo all'ultimo momento. Poteva essere salvata la Garlack, che voi sappiate. Come si stanno chiudendo tutti i finali dei personaggi. Qualcuno la liberi, braccia. E muore proprio alla fine precisa. Dei biscotti, no. Cioè, se tanto doveva morire, uno dice facciamo diventare lei Lilith, no? Però beh, mi dispiaceva comunque. Ah, si salvava? Attenzione, Will la salva, attenzione. A saperlo, Luca, sta cosa. Taro tranquillo, cosa? Ah, ok, ci pensa lui? Ci pensa Will? Aspetta. Taro tranquillo. No, Will, Karlach ha già fatto la sua scelta, non è vero. Will, tu hai già fatto abbastanza, dovresti essere io ad andare con Karlach. Tu puoi ancora vivere. Karlach, faremo questa cosa insieme, cosa ne dici? No. Basta, Karlach, noi tre creeremo una nuova vita ad Ernus insieme, sì. È una tua decisione, Karlach, devi scegliere. Will verrà con te. Zarya non sarà neanche in grado di toccarti. Vai, Karlach, Will è stato al tuo fianco, non sarai più da sola. Ma vai, Karlach, vuol dire vai a morire. Dice, è una tua decisione, Karlach, devi scegliere. Will verrà con te. Zarya non sarà neanche in grado di toccarti. La seconda farei. Perché la prima? Ma la prima sembra che muore. Fatemi capire un attimo, scusate. Cioè, io farei la seconda. La 3. Basta, Karlach, noi tre creiamo una nuova vita da Vernus insieme. No, che ne so io che voglio fare la vita mia. Cioè, abbiamo ancora cuore oscuro da parlare. Cioè, noi tre insieme. Will, mi sono manco filato. Cioè, la seconda. La seconda, basta. Quindi, cosa dici? Die here now, or live on with the blade of Avernus at your side. Zariel won't touch you. Vai con Will, vai. Sposati con Will. Fine. I'll go. Well, sta sudando parecchio. But we have to go. Now. I can't hang on much longer. Perché ad Avernus non esplode, no? Capito. Si sposa qualcuno, io e cuore oscuro ci sposiamo? Ah, no, sei diventato un polpo. Cioè, comunque l'hanno fatto vedere manco una scena in cui cuore oscuro diceva no, non ti trasformare. Cioè, ci stava. Come... Non l'hanno prevista. Nella Vernus, ok. Ah, ci andasse con Will. Ma dove sta la Vernus, però ho capito che è l'inferno, eh? Fatemi lo stato di quando ero Hobbit, per favore. Ma cuore oscuro, niente? Ciccia, cuore oscuro? Ah, eccola. Oddio. Ah, quindi anche così ha accettato. Bello, questo non mi sa, non lo vedete tutti quanti. Poraccia, questo mostro. L'amore supera ogni cosa. Have taken religious vows to conceal your face. Lebbroso, bello, è del giro di solo lebbroso. Chi farebbe una cosa del genere per la propria fede? Potrebbe funzionare. Non posso nascondere quello che sono. Io frate. Più non sono degli infe, brutta cosa. Io farei la 3, scusate. Perché ogni volta scegliete un'altra cosa? Cioè, la 3, non posso nascondere quello che sono. Cioè, a meno che non mi arresti. La guida c'è un ritorno. Potrebbe funzionare. Questo dice potrebbe funzionare.
Non posso nascondere quello che sono. Ma sì, dai, cioè, sono il salvatore della patria, in qualche modo si abitueranno, dai. And I wouldn't ask you to, Infatti. in truth. Ho finito. Urien, è You're finita. living proof of the sacrifice you Non made. stai live, ti vedo una colonna. But I Fate adesso fear Urien, others per may not favore. see it È that way. finita, Urien, è finita. After what this city's been through, people will Questa come, scarcely come si tolerate presenta questa cuttlefish davanti ai at miei fishmonger's spettatori? È un po' di store, vergogna. never mind a full-blown mind flaring Ah, moment. proprio così. Do you know what this Con means? tutti quanti, sei venuti. Va bene. Allora, aspetta, mi so perso, per parlare con Urien mi so perso. Dopo quella città ha passato, gli abitanti tollerano a malapena seppi e calamari a banco facendo, figuriamoci in Malfly in piena regola e cammino in mezzo a loro. Questa città mi è debitrice e deve accettarmi, infatti. Esatto, sì, ma io farei questa, oh, ma non lo so, boh. Non devo fuggire. Voglio sentirtelo dire, allora saprò che è davvero così. Cosa devo sentirmi dire? Sono un mostro. Sono un mostro. Salvo un attimo, salvataggio tattico. Mia debitrice deve accettarmi. Temo di sì, ma voglio sentirselo dire. Che vuol dire? You deserve to be Ok. vaunted, adored. Sono un mostro, sono Statues un in your image should mostro. stand on every square. A whole generation of babies should be named in your honor. Sì, But it will not be ma so. sparare in giro e dire che io All those sono quello che people l'ha you saved, salvati, così si abitano. most of them will never know what you did. But you know. And so do I. I'll never forget. Che brava, I cuore need to get you oscuro. out of here. It was difficult enough smuggling you in here covered in cloaks. It'll only get worse as normalcy Mi sembra returns. un mostro. Oh, burrito via, un essere a burrito via, per favore. Bentornato. Allora addio, addio burrito via. Addio, addio, addio. Sì, siamo alla fine del gioco. Non si spoilerare. È così che ci lasciamo. Abbiamo superato sfide ben peggiori, esatto. Non vuoi lasciarmi? No, 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 no. We have. And our luck held, despite everything. Fino ad You ancora più can't live interessante, alone Luca, però. forever. Oddio. No, non guardare. No, non ho visto I won't niente. Burrito roll via, the non ho visto dice day niente. after day if your life is on the line. Fate, mettete qualcosa davanti agli occhi di Burrito via. Fatevi spiaggiare la corrente. Cioè, ma alla fine io volevo rimanere. Alla città volevo rimanere. Vieni con me, dai. Vieni con me, ovvio. I can't. Ah, giusto, i My genitori che abbiamo parents. salvato. I need to be L'ho with them. salvato, e mo rimane con loro. I'm No, io sorry. se mo ricarico perché. Non deve forse andare avanti senza me, posso essere discreto, devo trovare un modo. Infatti. That would call for an awful lot of discretion, you know. Enough to make even a former Sharan take pause. But after all we've been through. I really should know better than to Uccidila, doubt ma you, che risposto di là, shouldn't I? sì. Risposta, All risposta. right. Let's try. We've gotten this far after all. Just let Ok, me do the proviamoci. Poveri explaining to my genitori che ci parents. hanno They've been through a come lot. si dice? I'd rather they Mi didn't viene la die of parola. shock. No, no, no. Come si dice? Genero. Come genero ci hanno sto mostro. Sì, infatti è poi nessuno. Well, soldier, here Genero, we are. It worked. sì. Sì, infatti. My engines calmed down. È contenta lei, dai. Di essere viva. Si è fermato il gioco sulla faccia di Karlach, non capisco. Oh. Beh, andiamo avanti? Gioco. Gioco. Buongiorno Brunello, ho finito il gioco. Non voglio farti spoiler, però mi sei rimasto bloccato qui, quindi. Salvo un attimo. Oh.
Faccio salta, devo fare. Ok. Spazio. Sì, ma beh, ma non vorrei che salta troppo pezzo. Zara's going to come at us with everything she's got. Ah, ok. È risuccesso di nuovo. Dio, mamma mia, ma che è? Like clockwork. They'll be on us soon. But there's just enough time. La musichetta, figa. Toccato di nuovo. Ai sigari sta fumando. Vabbè. But then there was you. Come stai, Brellone? E c'è scritto sotto quando era all'equipaggio, c'è scritto. Dice non è compatibile. E ti leva le caratteristiche. Don't let them tire you out. Just get rid of them. And don't forget. You asked for this. Better let these fuckers know I'm back. And this time, I'm not alone. Commovente, dai. Will è contento dalla scelta, quindi. Sì, vai addosso. Dovranno a finire insieme questi. Vera motociclista. Come stai messo a Baldur's Gate, Brunello? Ecco, schermata nera. Volevo vedere i genitori di Cuore Oscuro quando vedranno, sapranno che... Oh, Rurik 86, coetaneo di Brunello, coetanea, benvenuto. Come ci hai trovato? Che ha deciso il gioco? Se può procedere? C'è qualcos'altro? Ok, oddio, che è successo? Buongiorno, buongiorno Rurik. Ragazzo o ragazza, intanto, commovente, sì. Tutti 86 insieme, no stream, Rurik. Come ci hai trovato, Rurik? Stava caricando, sì, probabilmente. La vostra pace è una fattoria di campagne, bello. La fattoria di Degius. Ah, questo Twitch ogni tanto mi consiglia. Sei giocatore di Baldur? O giocatrice? An invitation to a gathering of the friends and allies who stood by your side in the fight against the Absolute. He waste no time in packing and set off on the long road back to where all of your adventures together. Ah, è finito pure tu, ok. Io pure prima run è finita. Spero mi seguirai anche in altri giochi, Rurik, perché per ora sto a posto. Siamo alla fine, quattro amici, non vi spoilerate. Non essere quattro amici, per favore. Ah, pure loro che tornano dalla Vernus, pure, perfetto, un bel raduno, allora. Doppio SO. Triplo SO per quattro amici in live, attenzione. Beh, un bel finale, dai. Together thou hast kept the wheel of fate spinning. Sì, sì, vai, vai, vattene via, andate via. Abbiamo mancato un amico. Finale commovente. Tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve. Com'è andata il finale a te, Rurik? Il finale di Baldur's è stato simile al mio. Go. Know one another once more. Un po' differente. Tipo. Beh, che devo fare? Scusate, oddio. Qui c'è una cosa che si muove che non so cosa sia. Uno che mi vuole parlare, Karlach. Ah, c'è pure il bardo sopra, Milin, che ci fa le cose. Questo. Cuore Oscuro, vediamo che ci dice. Michael Genoa, come stai, caro? Un SO anche a Michael, per favore. I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm. Le foglie cadute attaccate al sedere.
Fallen leaves stuck to my backside. Bravo, bravo, Michael, bravo. Il suo sedere sta benissimo, fidati, ho controllato più volte. Lo devo fare, scusa. Oh, I've noticed. Ever since I first slipped into my camp garments, I should think. Che quanto so bello, quanto so fiero. La stessa scelta rispetto alla battaglia finale, quindi la trasformazione, Rurik, immagino. A cottage in the countryside. They may have been expecting something more. Well, more. Ah. Ah, non sei diventato. E che hai fatto allora? Chi l'ha fatto diventare Manflyer? Perché è Davy Jones, esatto, esatto. Io mando un saluto a tutti, vado a fare la spesa. Grazie mille per questa avventura, grazie a te, Luca. Buona spesa. Ah, Garlack. Non ci ho avuto coraggio io. Siamo una coppia, il nostro dovere è annoiarli fino alle lacrime e dettagli la nostra adorabile vita domestica. Voglia. Brunello. Brunello, ti stai spoilerando per caso? Ti stai per caso spoilerando? Oh, Tech Pioneer, un altro si fa spoilerare. Tu l'hai già giocato. Un esso anche a Tech Pioneer, per favore. Romanzo con la Ezel, che però ha lasciato libero di andare con Orpheus. Ah, troppo, troppo romantico. Brunella, è mio permesso per andartene. Adesso mi manca casa nostra. Che dici di saltare festeggiamenti e tornare indietro? No, senti, così potremmo aprire un ostello. Forse un avventuriero desidera segretamente una casetta invasa dai figli degli animali. Ostello. Dai, ostello, dai. No, no. Pensavo la fa l'ostello. Oddio, che c'hamo? No, ancora c'ha problemi. Ah, che c'è ancora la cosa dei Char. Perché abbiamo liberato i genitori. Sì, sgoccioli, sgoccioli. Deve farlo anche lei qualche volta, infatti. I dolori sembrano meno frequenti, ma insieme si sta perdendo interesse per te. Un bacio potrebbe farti stare meglio. Soprattutto con i tentacoli, un bel bacino. Sei stufata, ti ho incoraggiato, dice baciala, abbracciala. Beh, poi dopo del bacio com'è con questo? Mamma mia, puraccia. Riesci a baciarlo? Sì, sul naso! Sul naso lo bacia. Con i tentacoli. Ma secondo te vale come bacio sul nasino? Corro M. E giusto che ci sia. LOL, sì. Mi sento già meglio. Abbracciala pure, vai, ci stiamo. Abbracciala pure. A me è più alto, dai, vediamo il, rispetto a quando era Hobbit. Miscidissimo, sì. Oh, sì. Si perde nelle sue braccia, meno male. Have fun. Just don't wear ma lunga notte non sembra. I'm anticipating a long night ahead of us. Ok. C'è anche il mio corso gufo corazzato. La Ezel dove ci sta chiamando, scusami. Old friend. Alfred. For 2 months Orpheus trained me in the ways of the comet. Ciao Viserion, stiamo finendo il gioco, come stai? Un esso a Viserion, per favore. For 2 more yet, I traveled through Limbo. To see your face, it brings me even more pleasure than taking a rolling. Non, mi sa che non sta proprio qua lei. Arcano fallito. Sembra un po' meno solido di quanto mi aspettassi. Grazie, all of Orpheus's efforts to conjure my projection and all of mine to convince him to let me come. Worth it, I'd say. I miss this place. This salvo not. Feyrun. Feyrun, ma che è? In che luogo trovi adesso? We spilled blood, gained a foothold in the astral. Taro Misagi. Ci ho fatto il dick. Di che si tratta? C'è un altro dio immortale. Va bene, interessante.
Scusate, che devo andare a pranzo fra poco. Quindi forse mandiamo la ciccia, togliamo. Il nemico del mio nemico è mio amico. Come so dire? Oddio, vuol dire. Aspetta, grande la Ezra, missione diplomatica. Lurk, tu fesi va vai in panciolle. Bravo, grazie, tu fesi. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor sharp edge. Sometimes a sincere plea is more persuasive. Diventa la diplomatica la Ezra, ragazzi, incredibile. Ok. Cioè lore fino alla fine qui. Ah sì, vai. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. Quando potremo rivederci? Quando la cometa sarà sorta? Vabbè, ci rivedremo. Mi sono mancata anche io, ma non sono più. I'll be back one day. Termina la conversazione, perfetto. Con chi dobbiamo parlare? Che c'è il punto esclamativo, mi sa che è Karlak. Ok, andiamo da Karlak, muoviti. Gli altri li ignoriamo tutti. Una bella armatura hai preso. Soldier, come sono? Really you? Oh, I've missed you, man. Like, I've really missed you. And you're so tentacolos. Tentacoli. Le mie membrane dei miei mucosi sono molto potenti, grazie per aver notato. Come vanno le cose da Verne? Bentornato, Nogone. Stiamo tentando di finire. Exactly how you think. Seguite anche Nogone. Più di un anno mi segue GG da braccio. Oh, but hey, guess what we found? Cosa hai trovato? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix okay. Old Rusty. Or maybe give me a brand Ottimo. New model that can live outside of Ernest. You haven't seen the last of old Karlak yet, soldier. Ok. Sono così felice di sapere che potessi essere in grado di tornare a riportare il tuo cuore. Devi essere così eccitata. Posso avere un abbraccio? Se c'è qualcuno posso arrivare a due volte, qualcuno sei tu. Devi parlare del tuo cuore, vabbè. Trying not to count my albers before they've hatched. Non stream a salto. The thought of coming back to Baldur's Gate keeps me going. Can I look you up when I'm out? Ti conviene tirare la caccia io stessa, a patto che un diavolo non ti faccia troppi buchi nel frattempo, meglio dirci addio già adesso, no? Hey! That would be kind of fun though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Ok. Ora che la povera si è depositata, ha visitato riunite dei compagni, seguaci rimasti per celebrare tutto ciò che abbiamo realizzato. Per scoprire cosa hanno fatto tutti quanti. Tutti quanti devo parlammo. Oh, mi tocca fare un'altra live solo per parlare con tutti dei commiato, raga. Vabbè, sembra che ci vuole un po' di tempo per parlare con tutti. Io ho salvato. Farò un'altra live su Baldur, allora. Solo per parlare con tutti. Sembra un po' lunghetta, raga. Non so quanto manca. Qualcuno che conosce il gioco sa quanto manca? Così capiamo se posso farlo in due secondi o meno. Tanto qui è pieno di cosciotti di maiale. Non manca molto, ma devo parlare con tutti? Karlak, punto interrogativo. Quanto molto? Non manca molto? Se più dei 20 minuti è troppo. Buoni, sì, cosciotto di maiale. Ah, ma qui c'è... termina l'avventura, cioè. Ok, vabbè, mi spiace per tutti quanti che dovremmo parlarci. Terminiamo l'avventura. Una mezz'oretta. Sì, sì, è finito. Abbiamo già battuto il boss finale, Biaf. Mi andate a seguire Biaf, per favore. Andiamo a terminare l'avventura, dai. Poi
con calma mi guardo i dialoghi. Do my eyes deceive me? The gang really is. Terminiamo l'avventura. Seems simple enough. Devo parlare con Abizio. This one night is like any other, and yet different. Come stai, Biafone? Thou art the savior of Baldur's Gate. Until such time it requires saving again. How dost thou feel? Mi sento soddisfatto, ho realizzato tutto ciò che volevo fare. Fatto il mio dovere. Tutte le loro è una bella dormita. I am pleased to hear it. The satisfaction of one's intention is to un risultato taro. A rare accomplishment. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. Suppongo che farò ritorno ai festeggiamenti. Anche senza ho gridato le mie tre orette. Ma spero che ogni tanto interagisci pure, Dine. Infatti adesso a Dine. Tutto bene, un po' agitato, sto preparando cose la settimana che arriva e poche ore per fare tutto. Fai, fai. Perché ti stai qui, Biaf? Ti aiuto, ti stimolo a fare le cose. Io ricordo, c'è una piccola scena extra. Io ricordo, si possono saltare con Esk. Perfetto, grazie Rurik. Ritorno ai festeggiamenti. C'è tanto tempo di come farò ritorno ai festeggiamenti. No. Però in realtà forse per finire... No, ma devo parlare con lui, però. Yes. Yes. Ho festeggiato abbastanza. Cosa succederà adesso? Prick up thy ears and listen. Seduto a mangiare, ok. Ok, ok, ok. Mi dispiace, ma non parlavo bene con tutti i compagni, però. A stare non l'avrei voluto sentire. Mortal and otherwise brought to account. Hear me. Thou heroes, wastrels, friends. Il bacio con cuore oscuro da polipo ce lo siamo fatti. It is over. It's over. For now. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself. But for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest. Revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Ancora bisogno di noi, ma cioè, è in pensione tutti. I wish every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. A Baldur's Gate è il più grande amici che potessi sognare. E cervelli senza vermi, una buona nottata di sonno. La speranza di un'altra avventura venire. I più grandi amici che potessi sognare, dai. Ai miei tentacoli. To you. Vai. Ai miei moderatori, ai miei 2000 e passa follower che mi hanno sopportato per 150 ore. Salute. Oddio, che è successo? Ok, saltiamo i titoli di coda con Esk, abbiamo detto. There thou art, the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou sought to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fool. Everyone. The supplication of Bane. Grande brindisi. The whimper of Baal. The death mule of Merkel. Fell
I overestimated thee. They did not. No, no. Vermin, away. Non al momento. Thou wilt trouble us no more. È tipo la spada di Kuwabara di Yu Yu Hakusho, quell'immagine. Black Boss, sì. Insomma, che sta messo. Perché sta scena? Oh, abbiamo finito.